Buonasera, cari amici, cari amiche, benvenuti in questa nuova diretta della nostra pagina del Paranormale con il nostro ormai ospite fisso Leonardo Boscarato. Ciao a tutti, Ciao salve, buonasera. Leonardo. E parleremo con la nostra ospite sempre di percezioni extrasensoriali come l'altra volta, però nei sogni. Quindi parliamo anche di sogni. Se vi ricordate, abbiamo parlato tempo fa di sogni lucidi insieme a Leonardo, e quindi Manuela ci parlerà dei suoi sogni, quindi ci parlerà anche di questo aspetto onirico delle percezioni estrasensoriali tramite i sogni. E niente, Leonardo, vuoi aggiungere qualcosa a te, magari? Scusa Giacomo, ti Riguardo. sento un po' a tratti adesso. Mi senti Non so male? se sia la connessione. Mi senti adesso? Sì, ti sento, ma sento tipo un crepitio. A me Non non mi so se sia. senti. Non mi senti bene, mi aspetta, alzo il No, volume. adesso ti sento, però magari alzo un pelo il volume. Non so se anche Allora. Allora, gli ascoltatori qua avranno problemi, non so. alziamo il volume, così mi sentite tutti. Scusate qualche dettaglio a volte tecnico, però è importante sistemarlo subito, se no. Allora, guardiamo se riusciamo a. Ora mi senti meglio? Sì, ti sento, è Sentite solo qualche meglio? crepitio che sento Ok. dopo. Ok, Ok, d'accordo. adesso sembra meglio, dai. Ora Vabbè. mi senti meglio, non senti rumori di sottofondo. Ok, scusatemi, ma siamo in diretta e Oddio, può scusami, ma lo capitare. sento ancora qualcosa. Però mi Adesso ti sentite? sento. Mi sentite? Sì, io ti sento, è il crepitio. Prova a sentire. Non lo so, io vedo che il microfono funziona. Sì, non so, sento Intanto tipo controllo la un chat di chi si è connesso. fiato. Intanto controlliamo la chat. Allora, abbiamo Nazario. Ciao Nazario, buonasera. Oh, ciao Nazari, buonasera. Abbiamo Fiorella, buonasera. Buonasera Fiorella. E niente, ora scusatemi questo problema tecnico, ma spero che mi possiate sentire. Poi se avete problemi nel sentirmi, ovviamente mi scrivete. Spero che si tratti solo di un problema tecnico con Leonardo, ma Sì, speriamo che ma gli altri mi possano sentire meglio. Ok. Niente, recupero il discorso perché magari Sì. ci siamo un po' distratti. Parlavamo delle esperienze estrasensoriali l'altra volta, delle percezioni. Queste percezioni però possono avvenire anche tramite sogno. E parliamo quindi anche dei sogni premonitori. Sì, esistono questi particolari sogni, come che mi avevi chiesto prima Giacomo. Sì, ci sono dei casi in cui le persone in pratica sognano una cosa e poi quel fatto avviene in una maniera molto simile, a volte anche con dei dettagli specifici. A volte possono essere sogni ricorrenti e dopo succede il fatto, oppure altre Sì. volte invece. Non sognano, sognano semplicemente la persona con qualche problema o una strana sensazione, poi sentono il bisogno di chiamare questa persona e quindi hanno percepito il loro malessere, ma magari anche a grandi distanze, ecco. Quindi in qualche modo anche questi tipi di sogni possiamo classificarli nell'ESP, ossia nella percezione extrasensoriale. Ok, quindi oggi Ok. parliamo appunto l'argomento di questa live, tratterà questo tipo di sogni particolari.
Poi ovviamente parleremo anche un po' dei sogni lucidi per fare anche un ripasso di quello che abbiamo detto in precedenza. E Manuela ci parlerà liberamente di quello che ha sognato, di quello che le è capitato, e poi alla fine noi faremo le domande a lei, insomma, faremo sia noi le domande a lei e poi aggiungeremo qualcosa per, diciamo, dare un aspetto più tecnico a queste tipologie di sogno. Ecco, io farei entrare Manuela, se sei d'accordo, Leonardo. Sì, altro che, siamo Ok. d'accordo. Facciamo E entrare Manuela. ecco Manuela. Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera, buonasera Manuela. Ciao. Ciao. E niente, come abbiamo, diciamo, preannunciato, parliamo di quelle che sono le percezioni extrasensoriali nei sogni, perché possono capitare anche nei sogni. Noi con Manuela avevamo parlato, le altre due puntate, avevamo parlato delle percezioni, diciamo, in stato normale, fra virgolette, quando siamo invece qui parliamo di percezioni che avvengono in stato di veglia, giusto Leonardo? Sì. Avvengono in uno stato di veglia. Saluto intanto Mario che si è collegato. Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao Mario. E Manuela ci parlerà di quelli che sono i suoi sogni. Sì, Lei ecco. inizierà parlando da quello che vuole lei. Noi, come ben sapete, prima di fare una diretta ci interfacciamo, sappiamo più o meno di quello che vorrà parlare, però noi lasciamo libera scelta di parlare a Manuela. Ok, grazie. Allora, potrei iniziare facendo appunto una menzione di questi tipi di sogni che, a dire il Sì. vero, mai come in quest'ultimo periodo sto avendo con particolare frequenza, cioè nel senso che io ho sempre avuto dei sogni particolari, possiamo chiamarli così, dei sogni in cui comunque, vabbè, a parte i sogni come tutti quanti hanno, come tutti quanti capitano, ci sono stati anche dei sogni che lasciavano di più, erano qualcosa di più, erano tipo un messaggio, erano qualche cosa che andava oltre, io lo sapevo, l'ho sempre saputo, l'ho sempre percepita questa cosa, che Sì. erano, qualcosa di più di sogni, cioè erano a volte messaggi, per me o per delle persone, insomma, captavo qualcosa oltre appunto il semplice dormire che è necessario per noi ricaricarci durante la notte. Certo. Ad esempio, posso fare vari tipi di esempi. Uno dei primi che mi viene in mente in questo momento è, diciamo, proprio anche per rompere il ghiaccio, perché poi questo tipo di sogno che faccio io penso che lo fanno anche in tanti altri, forse se ne rendono poco conto, forse non lo dicono. Insomma, io comunque rompere il ghiaccio così. Quando, ad esempio, viene a mancare una persona a noi cara, nella Sì. nostra famiglia o anche comunque conoscenti, amici o quello che siano, è capitato, non dico sempre perché non, adesso non posso ricordarmi, ma molto di frequente che queste persone prima di, credo, di andarsene, di salutarci, salutare questo mondo, venivano comunque a porgere un saluto personale a me. O per lasciarmi qualche messaggio o per comunque comunicarmi il loro sentire. Io in questi momenti ho sempre saputo che queste persone, ero cosciente che queste persone non c'erano e dialogavo con loro di questo. Dicevo appunto, gli chiedevo come stavano, gli chiedevo, cercavo di capire come stavano, se stavano bene. Se erano felici, se erano a posto, in pace, sereni con se stessi, pronti per andarsene, oppure nel caso di persone a me care, cercavo di abbracciarli per un'ultima volta, perché ovviamente è un'occasione rara di poterli rincontrare, anche se in un sogno, ma almeno, insomma, meglio di nulla.
E quindi in questo caso sono stati dei sogni per me molto confortanti, cioè dipende poi dal tipo di situazione. Quando erano messaggi positivi, ovviamente ero contenta di poter salutare per un'ultima volta queste persone a me care, eccetera. Però qualche altra volta invece ho percepito che stesso loro mi hanno comunicato che non stavano proprio benissimo, non erano totalmente contenti di dove erano, di com'erano. Insomma, ovviamente in base al mio vissuto, c'è cioè, poi a finale penso che ognuno tiri le somme della propria vita e Certo. persone erano più appagate, altre meno. Quello che mi faceva piacere è che scegliessero me tra tante persone per venirmi a dare un ultimo congedo e questo io l'ho apprezzato. Forse in realtà non so se mi sceglievano proprio, forse ero l'unica che era in grado di captare determinate cose, io questo non lo so, quindi forse non sono stata una scelta perché in quanto privilegiata, ma semplicemente perché unica a poter, non lo so. In ogni caso mi illudo che abbiano voluto salutare me e già questo mi fa piacere. Quindi questo è il tipo di sogno che credo molta gente che mi circondi abbiano fatto. Io lo so perché ho parlato con tanta gente, molte persone che conosco hanno fatto questo tipo di sogno, quindi ne sono più che cosciente di questa cosa e non sono l'unica. Di questo ne sono certa. Poi, per esempio, prima diceva Leonardo della questione di persone che hanno percezioni nei sogni e sentono la necessità di contattare poi la persona sognata il giorno successivo, no? Qui mi volevo un attimo riallacciare, perché mi ha fatto venire in mente, effettivamente il tipo di sogno che sto avendo in quest'ultimo periodo. E da un 2 mesi a questa parte in maniera più costante. Ti faccio un esempio anche per, diciamo, giocoso, in maniera tale che così facciamo un po' Va calare bene. l'argomento defunti e trapassati, che è il caso di andare avanti e farci una risata su, facendo l'esempio di un mio amico che ho sognato, tipo 2 mesetti fa, non ricordo bene quando. Di fatto è una persona con cui che realmente non vedo da più di una ventina d'anni, con cui sono in contatto, ma giusto così, insomma, non lo vedo da quasi una ventina d'anni, quindi è una persona a me molto cara, assolutamente una persona che stimo tantissimo, che è un mio, spero di essere anche io una sua amica, io lo considero un mio ottimo amico, però insomma siamo a distanza, non lo vedo da 20 anni, questo è da precisare, che io i fatti suoi non li so. Cioè, se qualche volta ci troviamo chiacchierando, mi può raccontare qualche, sì, qualcosa, ma non è che ci sentiamo con chissà quale frequenza. Quindi questo tende a precisarlo che io non ero cosciente dei suoi fatti, mai come in quest'ultimo periodo. E c'è anche da dire che non abbiamo neanche contatti comuni tramite cui io potevo sapere nulla di questa persona, in quanto questa persona è totalmente, vive ormai fuori Europa, vive e lavora fuori Europa, Europa. e quindi non ho proprio modo di avere contatto di nessun tipo, di nessuna maniera, ovviamente. Questo tendo a specificarlo perché poi, in base a ciò che io sognerò, è importante questa precisazione. Che succede? Una notte me lo sogno. C'è da dire che tutti i miei sogni non sono mai chiari, non è che mi viene dato un messaggio preciso, mi viene sempre dato un messaggio che devo interpretare. Faccio un sogno che deve essere interpretato. E la cosa principale che io uso per interpretare questi sogni è la sensazione che ho del sogno al risveglio, cioè in base a come mi sveglio. Felice, tranquilla, rilassata, triste, tutte le sensazioni io ne faccio bagaglio perché poi mi serviranno per interpretare a mente lucida ciò che ho sognato. E quindi, appunto, sognai questo mio amico in un ambiente lavorativo, ma non era contento, era molto scocciato, non lo sentivo inquieto, diciamo così. E c'è anche da dire un'altra cosa che specifica il perché io il giorno dopo l'ho contattato. Perché c'è differenza. Quando uno fa un sogno, ok? Ed è una visione un poco nitida, diciamo. Quando faccio invece questo certo tipo di sogno, cioè questi certi tipi di Sì. sogni che mi danno mi passano, vogliono passare un messaggio, il sogno diventa incredibilmente reale. Cioè, io lo capisco che c'è differenza tra un sogno normale
È un sogno con un messaggio, perché il sogno col messaggio mi dà tanti dettagli, come se come nella vita vera, insomma, capisci? Sì, Da sì. qua capisco che c'è differenza da un sogno normale. Comunque, di fatto, faccio questo sogno la mattina dopo, se non mi sbaglio, forse non ho avuto tempo, quindi forse 2 giorni dopo. Comunque, nei giorni successivi, contattai questa persona. Sì. Così, semplicemente, dato che con lui c'ho un rapporto di sincerità, di amicizia, e lui sa parecchie cose di me, mi sono sentita anche libera di dirgli il perché l'avevo contattato. Dico, senti, ciao, come stai? Come va? Ti ho sognato, volevo sapere, tutto a posto? Tutto bene? Per non essere invadente, no, ma tanto so di essere libera di poter parlare con lui. E niente, questa persona mi risponde dopo qualche giorno perché lavorando tantissimo è molto impegnato. E mi disse, ciao, ma che cosa hai sognato? E io ho detto, no, guarda, in realtà un sogno un po' vago, comunque volevo sapere come stai perché non volevo, in un certo senso, molto spesso io i miei sogni non li dico. Non perché voglio che me lo dici tu, ma perché se poi, diciamo, in un certo senso indovino e non sono cose proprio positivissime, non mi va di passare come L'uccello del quella malaugurio. che, diciamola così, Cita capisci? triste. Cioè. Allora parto prima chiedendo tutto a posto, se poi sei tu che mi dici, dico, ah, ok, no, sai così, no, ma devo partire io, no, se no dice, mamma mia, questa porta seccia, allora ogni volta che mi contatta va a finire che devo passare qualche guaio, quindi poi no, per questo mi tutelo e quindi parto con un ciao, come stai, tutto a posto, come va, basta, non dico altro. E quindi appunto io dico, sai, ti ho sognato. E lui fa, ma che cosa hai sognato? Dico, no, ma sai, una cosa così generale. Volevo sapere come stavi. Cercavo, sai, di spingere il discorso, di farlo parlare senza espormi io per prima. E lui disse, no, sai, un po' di casini lavorativamente parlando. Faccio, ah, sai, mi dispiace. E infatti là trovai il sogno. Dissi, ma io lo sapevo già. Allora poi dissi, no, dai, allora raccontami che succede, eccetera. E lui capì che, insomma, avevo fatto un sogno dei miei, che lui un po' di me, io con lui parlo liberamente, lui di me sa queste cose, Ah, sì. no? E allora la cosa bella, però, vedi, sempre la sfiducia della gente dove arriva, dato che ha avuto dei giorni particolarmente brutti dal punto di vista lavorativo, mi fa proprio per investigare, per essere sicuro di quello che stavo dicendo, mi fa: ma tu mi hai sognato tra martedì e mercoledì o tra mercoledì e giovedì? E io pensai, ma che domanda è questa? Cioè, non capivo perché voleva arrivare a questa risposta, capisci? E io dico: no, ti ho sognato tra martedì e mercoledì. Perché questa domanda? Cioè, che differenza fa tra un giorno e l'altro? Io non capisco. Perché, avendomi lui risposto in ritardo, non si ricordava, cioè non ha posto caso alla data in cui avevo mandato quel messaggio, perché io l'ho scritto tipo il giorno dopo, forse due, non ricordo a dire il vero adesso. Perché lui, appunto, questo problema lavorativo l'aveva effettivamente avuto tra martedì e mercoledì, che poi tra mercoledì e giovedì si era risolto. Perciò lui voleva la precisione di questa persona, voleva Contestualizzare. sapere, sì, per essere sicuro, cioè voglio dire, no, vabbè, comunque era giusto per lui precisare questo, perché poi capisco, spesso la gente tende a non volerti credere, quindi cerca di trovare l'errore, il fallo, cerca di Giustamente. trovare il difetto, il pero nell'uovo, capito? Per dire, ma di fatto io non potevo sapere le cose sue perché sta parecchio lontano, quindi non poteva. Comunque, insomma, io dopo che ho dato questa risposta tranquilla e serena, lui si è Sì. in un certo senso proprio convinto, si è aperto e mi ha raccontato tutto il casino che aveva avuto effettivamente da martedì e mercoledì. E quindi abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato, gli ho dato una parola di conforto, perché io poi fondamentalmente più di una parola di conforto non ti posso dare, però a me già sinceramente esserti utile così, già se per esempio
Posso fare poco, nel mio piccolo faccio tutto ciò che posso. Io sono contenta perché io non penso che possa avere chissà che ruolo in queste cose. Però già essere una persona con cui tu puoi parlare, una parola di conforto, una parola d'aiuto, una parola Vuol dire? di vicinanza, ecco, io se già posso far quello, io già sono contenta. Penso, vado a dormire tranquilla la sera, sai come si intende, no? Dico, ho fatto qualcosa di buono anche oggi e sono contenta. Quindi mi ha fatto piacere potergli star vicino e dargli, insomma, una virtuale pacca sulla spalla, no? Di dire, dai, non Un preoccupare, tutto conforto, sì. andrà bene. Dimmi, dimmi. Sì, appunto un conforto, Sì, mi fa piacere essere almeno questo nella vita della gente, poter essere già è questo già per me è tanto, è sufficiente. già tanto. È Ce n'è vero. molto bisogno. Sì, a volte, guarda, si sottovaluta l'importanza di regalare gentilezza, un sorriso, una parola di conforto, una parola di vicinanza. A volte, quanto può fare? Io me ne rendo conto perché a volte sono la prima che ho necessità di queste cose, però non è che sempre lo chiedo. Tendo invece a farlo tanto per gli altri. Perché fondamentalmente una volta ho sentito dire che una persona dà ciò che in realtà più avrebbe bisogno. Io quindi tendo a dare amore. E sono contenta così. Che ti devo dire? Poi, per fare un po' di altalenanza tra gli argomenti, te ne racconto un altro invece un po' più così. Però questa è stata una cosa carina. Nel Va bene. senso, è stata una cosa bella. Bella. Stesso qualche notte vicino che sognai questo mio amico, sognai una persona, non una persona. Ti faccio l'ambientazione del sogno così che tu possa capire anche il perché, perché c'è tutto un senso, no? Ho sognato di stare nell'androne di un palazzo, ma era enorme, con i soffitti alti e ad arco. Quindi non era proprio un palazzo, era tipo un chiosco di non un chiosco, come si dice? Quelle cose delle chiese che stanno fuori, come si chiamano? Non so, Tipo io dico, porticato. comunque erano alte, tonde questi passaggi e in questo grande corridoio, come a volte vedo nei film che ci sono quei corridoi esterni fuori i conventi. Io Un chiostro, un chiostro. Ah, un chiostro, sì. Un ho detto chiostro. chiosco, delle chiostro, ok, Chiostro. Ah, apposito. Scusatemi. vabbè, Comunque, sogno questa cosa, però era un palazzo chiuso, era chiuso. Cioè, in questo, ed era buio, ed era abbastanza buio, ma non triste come ambientazione, era semplicemente poco illuminato. In tutto questo, io intravedevo comunque, e se sentivo dentro di me che però questo era il palazzo, l'androne del palazzo di questa persona che è venuta a mancare. Una persona a me molto cara che è venuta a mancare qualche annetto fa e sentivo come la sua presenza, ma non la vedevo, sentivo la sua tristezza, un grande dispiacere da parte di questa persona, ma non sapevo bene identificarla questa cosa. Di fatto, mi sveglio con questo senso, con questo peso nel cuore, come per dire perché, mi ha lasciato questa sensazione di tristezza così forte. È come se sentivo che era successo qualcosa. E insomma, Giacomo, ci sei? appena visto che è Sì, sparito. ci sono, ma niente, vi Fa come i preoccupate, fantasmi, ci sono, ci Giacomo, cosa sono. fa? Scompare No, anche tu? niente, niente. Ma ci Niente, niente, siamo in ci sono, live, ci c'è? sono. Ok. Sì, là ci Sì, ci siamo. sono. A Sto posto. spostando il tavolo, non vi preoccupate. Ah, ok, Ah, quindi ok. continuo tranquillamente, a posto, vabbè. Sì. Insomma, niente, sogno questa cosa. La mattina mi sveglio con questo senso di pesantezza addosso, di tristezza infinita che questa persona mi lasciava.
E pensai, ma perché questa persona che dovrebbe stare in pace ormai da parecchi anni, perché è venuta a darmi questo peso sul cuore, questa sua tristezza? È successo qualcosa? Non ero certa. Però vabbè, le giornate mie sono molto piene tra lavoro e casa, insomma, le mie giornate sono stracolme e quindi non ci ho più pensato. In serata poi mi sento con mia madre, perché questa persona che è venuta a mancare è una carissima amica di mia madre, e niente, di cos'hai? Ho sognato questa persona. Scusate, quando parlo di questa persona mi emoziono. È una persona per me molto molto importante. Comunque. E dico, l'ho sognata. Ho sognato lei, così, te lo volevo dire. E mamma fa, a proposito, lo vuoi sapere che è successo di recente, ieri, esattamente ieri, è venuto a mancare il fratello di una loro cara amica, una loro amica comune. Giacomo, ci sei sempre? Tranquilla, tranquilla. Ok. Va So bene, io che niente. sì, no, basta che ci siamo in live, se no parlo a vuota. E niente, dicevo, è venuto a mancare il fratello di una nostra amica comune. E allora li capisco e collego tutto. Dico, ecco, allora perché questa persona, nonostante ormai stia in pace da anni, è venuta a passarmi la sua tristezza. Io ho sentito che aveva un senso. Ho detto, allora probabilmente l'ho sognata perché lei voleva in qualche modo comunicare il suo dispiacere per questa perdita di questo fratello, per questa sua cara amica. È come se in un certo senso tramite me avesse voluto mandare le condoglianze a questa loro amica comune. Al che dico, dato che insomma lo sanno nella mia famiglia che ho, diciamo, queste situazioni io, dico, mamma, senti, allora fammi un piacere quando ti capita di sentire questa persona, questa tua amica, dai le condoglianze, dici le cose come sono andate, racconta come sono andate le cose, dici che tramite me anche questa persona gli ha voluto dare le condoglianze da parte sua tramite me, insomma. E ho sentito come se questo peso mi si fosse tolto da dosso, capisci? Come una sensazione di aver assolto a questo ruolo, a questo dovere che sentivo che mi stringeva in gola dalla mattina. Mi sono liberata e finalmente mi sono sentita tranquilla perché sapevo di aver fatto ciò che dovevo fare. Stranamente la sera ha trovato un senso questa cosa. E poi il giorno dopo, quando ho risentito mia mamma e lei mi ha comunicato di averlo già detto poi a questa signora, ha detto che insomma si è commossa perché è stata contenta che insomma di questa cosa. Quindi io a questo punto cambio argomento. E io, per drammatizzare un po', Sì. invito Marino, che si è connesso da Ok. poco, così ci tira un po' Grazie. su di morale. Cambiamo, insomma. Sì. Emanuele, se capita. Ciao Marino. Ciao. Ah, Ciao Marino, Marino. come stai? Emanuela. Bene, Ciao. bene, Giacomo, bene. Scusate che sto con qualche libro da qua sotto che mi fa un po' di spessore, però sto C'era bene, tu come stai? bisogno. C'era Sì. bisogno della tua presenza in questo momento, sai, servì per spezzare un attimino l'atmosfera. No, ho notato, sì, ho visto. Tesoro, mi dispiace che ti è venuto un po' di nostalgia. No, è una persona a me molto cara, per questo dico che Mi quando parlo dispiace. di lei mi emoziono sempre. Beh, capisco.
Capita, Sì, anche sì. normalissimo in queste, sia come esperienze in sé strane, sia tutto anche il contesto, chiaramente, diciamo, è Esatto. naturale avere questi legami, queste cose, in più abbinati anche alla situazione strana, no, di avere queste percezioni, queste cose. Quindi Esatto. c'è tutto un contesto particolare che giustamente sprigiona delle emozioni, certamente. Vero, E vero, vero. credo sia, ma no, è il tipico delle persone vere, insomma, esprimersi. No, 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 è vero, è vero. Grazie. Prego. Siamo qua Marino. Ciao Leonardo, ciao Giacomo, Ciao, ciao ciao Marino. Marino, ciao Manuela, tesoro, ciao. Che dire? Mi sono perso qualcosa perché sono entrato un po' tardi, forse. Infatti, sì. E Manuela ci ha parlato di due sogni, ci ha parlato di un sogno in cui praticamente è riuscita, come dire, a entrare in comunicazione, dare una comunicazione a un suo amico dopo 20 anni che non lo vedeva. Bello. Spero che riesci a sentirmi, Sì. perché in casa di Manuela è un po' movimentata, c'è cioè dei bambini Ah, addosso. sentite rumori? Sì. Perdonatemi, non sono in casa Ah, da sola, no. perdonatemi. Ma No, tranquilla, dai, tanto tranquilla. facciamo. E niente, poi ci ha raccontato, poi li rivedrai comunque questi altri Sì, sogni. L'ultimo è sicuramente sì. stato quello più emozionante, quello più. Sì, mi è sembrato di vedere di sì. E parlavamo delle esperienze di percezioni che possiamo avere tramite i sogni, percezioni extrasensoriali tramite sogno. Quindi può essere anche la chiaroveggenza tramite sogno, ad esempio. Oppure addirittura so che ci può essere, si può anche sognare, due persone si possono comunicare in sogno. Sì, questo Ho capita. letto di recente un articolo che hanno fatto un esperimento in cui delle persone sono riuscite a entrare l'una nello stesso sogno. Sì. Addirittura. Sì. Wow, mai sentita questa cosa? Interessantissima. Quindi. Giacomo, vero, alludi quello dell'esperimento della fase? Quello del gruppo dove c'è L'ho scritto di Michael letto in quel Rasmussen? gruppo, sì, l'ho letto, Sì. sì. OBE, esatto. Ho capito quale. Di Nicky E quelle Bizzarri, che è famosissimo. sono percezioni estrasensoriali, perché sono percezioni che Sì, praticamente come. io riesco, come una specie di telepatia, no? Perché ci comunichiamo in stato di sonno. Sì. Però è uno stato che non siamo coscienti. Questo L'altra succede con. volta, dimmi Marino, dimmi, dimmi. È andato. Andato Marino. A posto. Allora, Bello questa live della va proprio diretta. benissimo oggi, cioè non c'è neanche un imprevisto. Vabbè, ma sono belli anche i colpi di scena, perché tutto sommato La ci live è troviamo in bella. diretta, la live è bella per questo, siamo anche tutti più movimentati, poi è meglio spezzare un po' con l'atmosfera, sinceramente, quindi va bene così. Va bene. Dimmi. Di questi vari tipi di sogni, vi dico anche un altro dettaglio. Dato che parlavamo comunque di questi sogni che io riconosco in base agli altri, in base alla qualità di quanto è vivo, quanto lo sento vivo, reale, questo tipo di sogno, nella visualizzazione proprio degli oggetti, dei dettagli, di tutto ciò che può concernere un sogno, ma che quando è un sogno, lo vedi un po' ovattato. Quando invece è un sogno di questo genere, lo percepisci quasi reale, appunto, come dicevo, come appunto la realtà. Io, per esempio, che è successo in questo ultimo tipo
quest'ultimo tipo di sogno, che Sì. quando ho questo tipo di percezioni così realistiche, capisco che ho appunto un sogno e c'è un messaggio da comunicare o c'è comunque una persona da contattare che ha necessità in qualche maniera, a cui è successo qualcosa. Sicuramente è successo qualcosa. Scusate un attimo, posso togliere un attimo l'audio e il video? Va bene, va Posso un bene, attimo? intanto Vorrei andare un ti attimo chiamo a io, vai, ripristinare. aspetta, vai, Sì. va bene. Sì, Manuela ha qualche problema. Marino, ci sei? No, tanto Sì, parliamo sono. tra di noi quando rientra Manuela. Ok. E niente, dicevamo Marino, parlavamo di queste percezioni estrasensoriali tramite il sogno. E parlavamo di questa comunicazione che ci può essere tra due persone anche a distanza, oltre che questa persona ci può fare recepire dei messaggi, quindi Manuela in questo caso lei è riuscita a capire una situazione di disagio che aveva questo suo amico nell'ambito del lavoro. Poi ho fatto l'esempio che ci si può comunicare nello stesso sogno, possiamo entrare nello stesso sogno. Sì. E tu mi stavi dicendo qualcosa, poi dopo è andata via la No, linea. ti dicevo che questo accade Sì. quando due persone hanno molta intesa, Ecco. sono legati a livello animico, proprio a livello di anima e connessione anche a livello mentale. Sì. Succede molto spesso quando due persone con queste persone c'è molta connessione mentale, sì. Eccomi, scusate, cercavo un attimo Ok. di... Sì, no, vabbè, dovrò cambiare stanza, non si è capito, scusatemi, ma purtroppo, non stando sola in casa, mi devo pure adattare alle altre persone che ci stanno, quindi perdonatemi, ho Certo. questo piccolo problema di organizzazione. Comunque, dicevo, quella cosa che io comunque percepivo quando appunto era un sogno di questi particolari. Sapevo che il giorno dopo, nei giorni successivi, io avrei dovuto contattare questa persona del mio sogno perché sicuro era successo qualche cosa che succede. Che però, ovviamente, quando sogno una persona con cui sono in relazione, in amicizia, in buoni rapporti, non ho alcun tipo di problema a contattarlo, o comunque ho comunque rapporti in qualche maniera, no? Quando invece ti capita di sognare una persona che per qualche motivo non senti, non vedi da una vita, diventa anche più complesso e questo poi ovviamente fa parte del quotidiano di ogni persona, perché non sempre abbiamo rapporti sempre uguali con tutti, negli anni possono variare. E quindi giustamente quando mi capitava di sognare persone a me ormai lontane, con cui non ho più relazioni di alcun tipo, a quel punto mi sono trovata nella condizione di dire: io so che è successo qualche cosa, io so che dovrei contattarlo, ma con quale faccia mi ripresento? Non cioè, mo parliamo proprio a livello umano, con quale faccia mi presento dopo tanti anni? Cioè, tutto a posto, come va? Cioè, capisci che ha anche poco senso, no? Ovviamente una persona potrebbe anche dire: non ci sentiamo da una vita, come stai tu, insomma, no? E va No. bene. E quindi mi è capitato che queste persone non le ho contattate. Nello specifico, non ho contattato una persona perché in realtà ho totalmente tagliato i rapporti. E Ho capito. mai come in questo caso è successo che probabilmente a questa persona è accaduto qualche cosa per cui io sono venuta meno quindi al contattare questa persona, perché ovviamente non ho una buona considerazione di questa persona al punto tale da aver tagliato ogni tipo di rapporto, anche di amicizia, di umano in generale, proprio non ne voglio proprio più sentir parlare. E però deve essere successo qualcosa di forte, perché succede questo, che se per qualche motivo non contatto la persona in questione, nelle notti successive, questa persona mi si ripresenta nei sogni in maniera, come dico io, martellante, Martellante. come se volesse dire: la devi contattare, la devi,
cioè non puoi esimerti da questo tuo dovere, come se fosse un qualcosa, un dovere più alto di me, capisci? Non sono io che decido, perché ovviamente io non ci voglio avere a che fare con certe persone, io non voglio avere niente a che fare con determinate situazioni, ma come se questa cosa è una cosa a parte, che non c'entra poi il tipo di relazione che abbiamo io e te, ci siamo in simpatia, in antipatia, ci parliamo, non ci parliamo, non è questo. È come se qualcosa, io ti faccio arrivare questo sogno, io ti dico che questa persona ha necessità e tu sei in dovere di contattarlo. Punto, non si discute. Non lo vuoi fare? Questa persona per qualche motivo non la vuoi contattare? Benissimo. Nelle prossime notti ti martello. E questo avviene ogni volta che io per qualche motivo decido di non contattare la persona in questione. Non ho capito perché avviene questa cosa. È come se qualcuno mi richiamasse all'ordine, come se qualcosa mi richiamasse all'ordine, io non l'ho capita. Di fatto è stranaforte, perché se è un sogno, basta, lo fai, la notte dopo sogni qualcos'altro. Certo. Voglio dire, è abbastanza normale. E invece questi sogni sono particolari perché sono vividi, realisti, e quando non assolvo il mio dovere il giorno dopo, nei giorni successivi, non mi molla più per un tot, è proprio costante la notte, non riesco neanche tanto a riposare perché mi sveglio stressato dalla costanza di questi sogni a tambur battente. E io questa cosa, dico la verità, non l'ho capita. Non l'ho capita, ma io comunque certa gente se non voglio contattare non la contatto lo stesso, e non è che per questo cedo. Io, cioè, dico: ma sì, vuoi darci sotto? Dammi sotto quanto ti pare. Se io con certa gente ho chiuso rapporti, li ho chiusi. È raro che io chiuda rapporti, questo lo devo sottolineare. Io Certo. sono una persona anche fin troppo paziente, comprensiva, capisco sempre tutti, cerco sempre di dare una seconda, una terza, anche una decima possibilità. Ma se E quindi potreste capirmi che quando quella volta decido che con quella persona ho chiuso, ho le mie non buone ma ottime Ottimi ragioni ragazzi. e non torno, però io quando chiudo un rapporto non torno più indietro, cioè è raro che chiudo, che arrivo al punto di chiudere, però quando chiudo non ci sono santi, non torno indietro per nessun motivo al mondo, perché di motivazioni ce ne ho da vendere. E quindi non ho contattato queste persone, tantomeno un sogno martellante non mi convince per questo a venir meno ai miei principi, perché è una questione proprio ormai di me stessa, di rispetto di me stessa. E quindi non l'ho fatto. Però voi per caso avete qualche minima idea perché ci sia questo martellamento poi nei giorni successivi se io non faccio questo tipo, non assolvo al dovere di comunicare con questa persona? O non so, sapreste spiegarmelo in qualche maniera? Ah, È meno successo male. in un modo diverso, ne avevo parlato quando avevamo parlato dei sogni lucidi tempo fa, e era successo il fatto che io erano mesi che era mancato mio nonno e per vari motivi non ero andato a trovarlo alla tomba dove era sepolto, no? Io allora mi sognavo spesso questo cimitero, però non capivo questo sogno ricorrente di questo cimitero. Non mi sognavo mio nonno, mi sognavo questo cimitero. Io il cimitero dove era sepolto, non lo sapevo dov'era, e c'era sempre questo sogno ricorrente, sempre queste lapidi. Sempre questo tempietto in stile greco, queste cappelline neoclassiche, no? Io non sapevo, eppure mi sognavo sempre questo posto. E poi sognavo anche delle persone che salivano e scendevano da queste scale, anche io facevo questo percorso, e poi mi ritrovavo ad una certa altezza e vedevo. Da questo terrazzo giù di sotto vedevo queste tombe, queste lapidi. Sì. Fatto sta che per caso dico a mia madre: andiamo a trovare il nonno. Non ci sono stato a trovarlo, andiamo a vedere dove è stato seppellito. Davvero.
E il punto preciso dove era lui seppellito era lo stesso che io vedevo nel sogno. Ma va, veramente, troppo Quindi bello. era come se lui mi comunicasse il luogo dove era sepolto tramite il sogno. Che bello, voleva essere Eccezionale. forse che andato a trovare, voleva che tu andavi a Sì. E trovarlo forse. Che al bella questa cosa. momento che sono andato lì a trovarlo, non ho più sognato questo cimitero. Hai Davvero, ho messo in pace smesso, lui e ho messo ha in trovato pace questo pace. discorso. Sì. Che bello, è una cosa meravigliosa. Ecco, se fossero Vado a tutti così i fare sogni, sarebbero bellissimi perché questo. comunicano. Dici. Se no, Dici, pensavo, Leonardo. Manu, era, pensavo che avessi finito. Sì. Niente, scusami. Il fatto è, questo qua è proprio una cosa lampante, perché che fa pensare appunto che c'è qualcos'altro. Effettivamente, pensate anche a livello statistico, cioè su un cimitero ce ne sono tanti di posti, per esempio. Tanti, E sì. Giacomo sognavi esattamente il punto, cioè Il punto. vedevi l'ambiente esattamente dalla posizione di Sì. questo nonno, no? Bello. E dopo anche il fatto che era ricorrente. Poi, una volta che invece sei andato a trovarlo, Sì, è a smesso. posto, Apposta. se tutto, per Sì. esempio. Adesso qua, collegandomi anche al fatto della Manuela, lì addirittura fa dei sogni, a volte quando che non telefona, quando non fa, sono ricorrenti. Sì, Chiaramente mamma ha mia. ottimi motivi per non farlo, Sì. e la capisco benissimo, perché chiaramente tutti noi possiamo avere delle persone che proprio non le digeriamo proprio. Mamma mia. E il problema è che qua abbiamo in mezzo un discorso anche del conflitto tra quello che è la nostra anima interiore e quella che è la nostra personalità, ossia quell'attore, tra virgolette, che noi interpretiamo in questo mondo materiale. Quindi, da quest'ottica qua, noi è come se avessimo anche dei doveri da un punto di vista anima. Quindi, Sì, è secondo il mio vero. punto di vista, in base appunto alle mie esperienze, alle mie letture, eccetera, in base anche alle testimonianze di altre persone che hanno avuto esperienze simili, appunto qua sembra proprio che c'è quest'anima che ha anche un suo dovere, ha come dei mestieri da fare. E cosa succede? Ha dei doni, ha delle predisposizioni. Cosa succede? Che però noi qua, a livello di personalità, abbiamo un certo copione, una certa cosa che abbiamo scatenato delle antipatie. Però l'anima, queste cose qua, è un po' al di sopra di queste antipatie, perché è al di sopra anche della nostra stessa personalità. Noi contattiamo l'anima quando in qualche modo vogliamo bene un po' a tutti, vogliamo e andiamo, cioè vediamo le cose da un'angolazione, come dire, superiore. Cosa succede? Che tentiamo di metterci nei panni anche di quest'altra persona, perché sappiamo che ogni persona si comporta in base al proprio punto di vista, no? Questi Certo. punti di vista chiaramente sono diversi, e a volte posso scatenare anche dei contrasti anche molto forti. Magari dal nostro punto di vista vediamo: ma come io do tutto me stesso, questo qua o non mi ringrazio, addirittura mi fa pugnale alle spalle, mi fa certi torti anche molto molto forti, no? E lì però, se tu ti elevi verso un certo punto di vista, cioè te lo allarghi come se avessi un punto di vista più esterno, a un certo punto ti rendi conto che quella persona si è comportata così perché magari ha la visione semplicemente più corta della tua, ha comunque Certo. una sua sofferenza di base, capito? E magari verso certe cose non ci arriva. E quindi tu è come se la vedessi un po' dall'alto, no? E sarebbe come, non so, tu sei al ristorante, che bevi il caffè, no? Se vedi un adulto che ti dà una sbella apposta per macchiarti il vestito, e ovviamente gli restituisci con un pugno, no? La persona lì. Però se quella stessa danno del caffè spanto sul vestito bello, tutto bello preparato, all'appuntamento, eccetera, te l'ha fatto un bambino che correva sbadatamente, ti è venuto addosso, a un certo punto sì, ti arrabbi un attimo, però vedi che è comunque un bambino.
Ecco, allo stesso livello possiamo vedere l'anima. Quindi anche per aiutare Emanuela verso queste persone che gli sono particolarmente ostiche, vede lei, chiaramente non sto dicendo vai là, abbracciale, amale queste No. persone, però potersi vedere come una sorta di sì, si sono comportate così perché semplicemente hanno un livello di consapevolezza, eccetera, un po' più basso, sono comunque in un momento di sofferenza, quindi puoi fare quel gradino in più, cioè sperimentare addirittura la compassione. Se riesci a fare questa cosa qua, fai un ulteriore click e allora continui poi con la tua missione. E Sì, questo è ma perché tu la difficile vedi perché come una devi in qualche missione, non modo capisco. dispiegare la tua Sì. parte di personalità, hai capito? È quella che Sì. comunque è importante adesso perché si deve difendere, si deve tutelare perché magari ci sono le altre persone che in qualche modo, tra virgolette, tentano di fregarti. Allora tu devi comunque proteggerti, ecco perché serve l'ego. Però quando che man mano ci evolviamo dobbiamo disgregare questa nostra parte di personalità per accendere quest'anima e poi fare questi sfruttare questi nostri doni e aiutare meglio questo pianeta, ecco, in questo caso. Sì, Quindi il sì. mio piccolo cerco Quindi sempre vedile di come fare il persone meglio. semplicemente hanno chiaramente si comportano perché hanno un livello più basso di consapevolezza. Ogni persona in realtà fa del proprio meglio, solo che a seconda del grado di consapevolezza si comporta. Una persona che ha una consapevolezza elevata non si mette a fare certe cose, insomma, non, a pugnalare No, le ma persone infatti. perché primo valore è l'amicizia, l'amore, cioè è ovvio che Esatto. dall'anno scada, capito? No, ma sai Allora. cos'è che io poi, per esempio, capisco sempre? Io, come dicevi tu, il valore della compassione è una cosa che io ho capito solamente negli anni, per fortuna ci sono arrivata a questo. E dopo tante, a volte, cattiverie anche subite gratuitamente da persone che hanno approfittato della mia, oso dire, buon cuore, della mia bontà d'animo, voglio dirlo così, però non so se poi, ovviamente nessuno è perfetto, abbiamo tutti i difetti, ne avrò io anche io 3.000, quindi non penso assolutamente di essere nessuno. Però alla fine mi sono resa conto, come hai detto tu, che ognuno se fa forse qualcosa così è perché di fondo c'ha qualche dolore. Io non credo personalmente, da quello che ho visto in questa mia breve esistenza, ho notato che forse chi è felice della propria vita, chi è contento, pagato, non ha tempo, non ha voglia di fare cattiverie gratuite ad altrui persona, perché chi è felice è pieno d'amore e chi è pieno d'amore non può fare del male. Sì, Mentre trasborda ho proprio. notato, trasborda amore, cioè sì, mentre ho notato che chi è incattivito, arrabbiato per motivi suoi personali, ecco, chi soffre, chi sta male con se stesso, perché se tu stai male con te stesso, ovviamente sembrano frasi fatte, ma in fin dei conti è verissimo. Se tu stai male con te stesso, non stai automaticamente bene con gli altri. E ho visto gente sputare veleno, comportarsi male, ma perché in realtà io ho percepito loro tanta, tanta sofferenza, Sì. tanto, tanto dolore, inadeguatezza. Sì. Mi viene da farti un esempio. È Sì. come un ladro, due ladri vanno a rubare per mangiare perché non hanno soldi, hanno Esatto. fame, allora vanno a rubare. Uno però continua a rubare e diventa magari anche un assassino, diventa un delinquente, peggiora. L'altro invece si redime, dice: ma cavoli, ho sbagliato. E invece di continuare a rubare per fame, magari si inventa un lavoro, si inventa qualcosa da fare. Sarebbe il Eppure sono caso. due reazioni diverse, capito? Della stessa cosa, no? Della stessa. Sì, perché Perché a tutti può capitare un momento di tristezza in cui casomai non lo fai neanche apposta, però tende ad essere più acido, meno comprensivo con gli altri per perché giustamente i tuoi pensieri per testa, quindi, però c'è differenza, Giacomo, io questo ho notato, non voglio giudicare nessuno, però io ho notato che ci sono persone, diciamo, tendenzialmente buone, che se a volte capitano in momenti
di distrazione verso gli altri, quindi di leggerezza, e possono non trattare male gli altri, ma in un certo senso trattarli con meno gentilezza e delicatezza d'animo che generalmente hanno, lo fanno perché in quel momento ma in quel momento sono presi da quel loro problema personale, quindi in quel momento possono mancare di tatto, possono Sì. Esatto. mancare di delicatezza, perché fanno poca attenzione agli altri, perché sono presi dai propri problemi. Mentre ci sono alcune persone, Giacomo, su cui io non riesco a porre un velo, nel senso che di giorno, di sera o di mattina, di d'estate, d'inverno, da tutto, quando ti pare, sono sempre così. Allora non significa che tu stai passando un brutto momento, è che il brutto momento, se una persona mi risponde male, io lo capisco, io lo perdono automaticamente, non ci penso neanche, ma quando io purtroppo, come penso un po' a tutti, è capitato di incontrare almeno una volta nella vita una persona cattiva d'animo, forse non è la parola giusta, ma io mi sento ormai di dirlo, che come la giri e come la volti, nei momenti migliori, nei momenti peggiori della sua vita, ha sempre avuto atteggiamenti cattivi in generale. Sì, Non è come un questa momento cosa da cronica, appunto. perdonare, no, capito? Non è un momento che viene, un momento che passa, è proprio fatta così. Allora, quando Quello incontro questa consapevole, è gente, inconsapevole è e ripete inconsapevole. il sistema. Guarda, a me dispiace perché io non posso dire che all'inizio sì, all'inizio forse mi arrabbiavo con questo tipo di persone, cioè, dicevo, ma perché? Poi in seguito mi ricollego al tuo discorso, Leonardo. In seguito invece ho capito che in realtà io per questa gente non provo più né odio né antipatia né nulla. Sono arrivata al passo successivo. Io ad oggi, quando incontro una persona così, Per mi fa questo. solo compassione, perché dire pena è una brutta parola. Preferisco dire compassione, perché a un certo punto io ti capisco, cioè tu sei così e non è colpa tua, casomai. Non lo fai apposta ad essere come sei, ma proprio per questo io ti sono vicina, ti compatisco, cioè ti sto vicina perché non sei in grado proprio di andare oltre i tuoi errori. Non sai proprio vedere i tuoi errori, pensi di essere fatta bene così. E questa è la cosa Non più riesce a grave, fare il perché click, non no, riesce a certe persone non equilibrare. potrebbero mai farlo. E questo mi dispiace tanto, perché chi sbaglia una volta e tu ci parli e vedi un terreno fertile per un dialogo costruttivo, non lo capisce oggi, non lo capisce domani, lo capirà dopo domani, ma a un certo punto tu avrai modo di parlare con queste persone e fargli capire gli errori, al che si potrebbe anche portare ad una rivalutazione del rapporto. Ma quando purtroppo mi è capitato di incrociare in certa gente che vanno avanti come treni nella loro strada sbagliata, ferendo persone a destra e a manca, sputando veleno con chiunque si trovano, parlando alle spalle o facendo chissà che cosa, mi sono resa conto che per queste persone non c'è redenzione, perché se non sono le prime a Ma perché capire che fanno un errore, non ci sarà mai. A questo, l'unica cosa, scusami, chiudo, se poi mi scordo, sì. l'unica cosa che io ho trovato da fare con certe persone è stato semplicemente allontanarmi, perché io finché posso stare vicino a una persona e Giusto. so di avere il potere di poterla aiutare, io ci resto, ci cozzo incontro fino a che non riesco ad aprire uno spiraglio per far entrare un po' di luce. Ma quando mi rendo conto che con una persona in particolare con cui ho chiuso 4-5 anni fa, più o meno, adesso non ricordo, ma perché ho chiuso? Perché mi sono resa conto che Non potevi sai fare nulla. fare, non potevo fare più nulla, sai fare e dire solo cattiveria, gratuite, spalle degli altri alle loro spalle, quindi come lo fai con me, con loro, lo farei anche, sparlerai anche di me, poi ovviamente di conseguenza le mie spalle, e l'ha fatto perché non ho avuto la certezza. Per di più, un dialogo con te non è possibile e per di più non sei proprio in grado di vedere i tuoi errori. A quel punto, secondo me, mi dispiace, ma io ti lascio così come stai, perché non solo non riesco ad aiutarti, ma la cosa peggiore è che tutta la tua negatività io l'assorbo. Allora a questo punto, ben venga che Ti sopravviene devi leva. anche un poco di anche sano egoismo, ma un sano egoismo che mi porta anche a salvarmi, mi porta anche a pensare a me e a dire ok, se per te posso far qualcosa, resto, se per te non posso far nulla.
penso a me, ti allontano dalla mia vita e da quando ho allontanato questa persona io veramente respiro aria pulita perché prima mi inquinava tutto e vivo meglio. Nello specifico sogno è appunto questa persona con cui ho chiuso da un 4-5 anni e non, no, mi dispiace, io non comunicare con lei comunque, nonostante ho capito che sei una persona infelice, che se ti comporti così io per te c'ho compassione. È tutto, ok, è passato, ormai è dimenticato, non provo più nulla se non tristezza per la tua condizione. No, ma io no. Capisco che non assolvo, come dici tu, al dovere dell'anima, capisco che vado contro la mia personalità, tutto quello che vuoi tu. Ma con certa gente io veramente mi fa allergia averci a che fare perché mi contagiano con talmente tanto della loro negatività che io in questo caso scelgo me. Nonostante vengo meno il mio dovere, io scelgo me e non me ne pento, non Quindi torno indietro. sì, quel discorso che ti facevo, Manu, era giustamente, hai tutte le ragioni a pieno. È come quando devi salvare le persone che stanno tipo soffocando, no? Sì. Tipo quando che l'aereo cade, che va tipo in decompressione e che c'è tipo le mascherine per l'ossigeno. Ovviamente devi assicurarti che tu sei salva, e poi quando sei abbastanza forte, allora Aiutare aiuti gli anche altri. le altre persone. A Certo. volte invece siamo così altruisti che può capitare che vogliamo aiutare ancora prima, quando che non abbiamo molta coraggio, molta forza. Allora bisogna lì valutare appunto. Avere quella fase di vita in cui allontaniamo queste persone che veramente sono ai nostri occhi Negative. irrecuperabili. Poi, se ci Irrecuperabili, sì. vogliamo, abbiamo una luce veramente così forte, allora andiamo là, basta toccarle quasi, cioè per dire così, allora vedi che questo qua crolla e piange, ma allora lì abbiamo veramente una luce molto forte. Però questo lo puoi Marino, fare dopo. E dopo abbiamo anche Marino ci Marino che potrebbe raccontare. probabilmente Ah sì? vorrà dire qualcosa perché stiamo parlando solo noi. E Vai, giustamente Marino, vogliamo vogliamo anche la tua sentire. opinione sui sogni, eccetera. Ecco. Di Marino questa cosa, Se ne raccontaci vuole anche tu. parlare, no, se ne Se ti vuole va. parlare. No, Sì. è successo un paio di volte. No, a dire la verità più, però le 2 volte che mi ricordo, una a una festa medievale qui a Castiglione Fiorentino, c'è stata una donna che mi ero messo a sedere perché mi usciva un po' di sangue dal naso. E questa donna addirittura viene lei a me, mi mette le mani così, e lei stessa è crollata giù a terra piangendo e mi diceva: io ti conosco, io ti conosco. E poi mi chiamava San Francesco addirittura. Io ti conosco, San Francesco, mi diceva. Io la guardo, signora, ma lei ha preso qualcosa che non è suo, gli sta facendo del male, me lo ridia. E lei mi dice: come faccio a ridartelo? E io praticamente gli ho detto: chiuda gli occhi. Gli ho appoggiato una mano sulla fronte e dopo 10 minuti buoni si è sentita meglio. Però in quel momento era crollata per terra a piangere e mi diceva: sì, io ti conosco, San Francesco, sei una persona di luce, sei una persona meravigliosa. Wow. E un'altra persona è stata, ci si è trovato Giacomo anche al castello di Sorci, che ha 2 volte, vero, vero. Ci si è ritrovato lì. Una persona ubriaca, no, se non ricordo, aveva bevuto No, un bel po'. insomma, un bel po'. Non diciamo cose brutte, mi dispiace di aver etichettato questa persona così, però aveva alzato un po' il gomito e io, Massimiliano, io e Giacomo e la persona che fa la guida al castello, ci trovavamo in una stanza adiacente a parlare, e con noi c'erano anche 2 ragazze che erano venute con questo ragazzo. E, dopo finito la nostra conversazione, vado nell'altra stanza e lo trovo seduto sopra un tavolo che non lo so, stava fissando la parete, co così.
non so cosa. E mi avvicino a lui e gli dico: di cosa hai paura? E lui mi dice: di niente, perché? Io mi ricordo che gli dico: sai, a volte si ha paura di quello che non si conosce, si ha paura del buio perché non si conosce quello che c'è dentro il buio. E allora bisogna fare luce. E gli metto le mani sulla testa. E lui scoppia a piangere come un bambino. Dopo un po' che siamo scesi giù di sotto nel cortile del castello, vediamo scendere anche lui, tutto bello, sorridente, felice, e dice: guarda che mi hai illuminato, mi hai cambiato. Vedevo le cose con un'angolazione troppo cupa, troppo buia, no? Tu mi hai fatto vedere le cose come stanno veramente. E io non ho fatto solamente quello che in quel momento mi sentivo di fare, cioè parlare con lui e mettergli le mani alle tempie, così. Ma ti Niente di capisco più. Marino, alla fine penso che è bellissimo quello che hai detto, perché comunque io che manco di teoria, come ben sapete, ma sono solo per la pratica, mi capita spesso che, diciamo, chiamiamole intuizioni, tutto ciò che faccio mi viene in maniera spontanea, cioè non ho nessun libretto di istruzioni che segua, tutto ciò che faccio lo faccio in maniera così istintiva, mi viene e opero. Spero sempre nel bene, questa è la mia grande speranza, che qualsiasi cosa faccio possa sempre essere bene per qualcuno o per qualcosa. Questo Sì, non potrei far diversamente, mi sentirei. No, non mi appartiene essere diversamente da ciò, quindi cerco sempre di operare per il bene. E, anche se esula un attimino dall'argomento sogni, mi rifaccio un attimino a ciò che ha detto Marino, perché giusto per citare una piccola mia cosa simile, diciamo, però non andrò nei dettagli, diciamo in generale, ecco, mi affianco un'esperienza simile a quella di Marino, però che non avevo citato, insomma. Con questo fatto del toccare le persone, non dico in posizione delle mani perché no, non so nessuno, non so San Francesco, non so nessuno, però con questo tocco, diciamo, che anche a me sono successi eventi positivi, e quindi questa cosa penso che. Ecco, se per caso ci fosse celato qualche dono, chiamiamolo così, qualche capacità in più, è sempre che sia a fin di bene, perché anche io ho fatto bene e vorrei continuare sempre in questo senso, anche se nel caso avessi l'opportunità, anche con l'opportunità di questo tocco, diciamo, che è sempre positivo. Io poi penso che in generale il toccare sia una cosa. Vabbè, ma non si può perché in periodo di Covid, figuriamoci. Adesso mai più lontani di come adesso, A purtroppo. distanza. Lontani, distanziati con la mascherina, cioè praticamente il Viaggio contatto astrale. umano zero. No, ecco, ci incontriamo in Comunque, viaggio i viaggi astrale, facciamo prima. astrali non sono vietati, eh. Io posso andare Almeno dovunque. quello, senza mascherina, ovviamente. Però dico, anche proprio il contatto umano. Perché non mi voglio soffermare sulla imposizione delle mani, perché non, io non mi permetto di associarmi a questo, assolutamente. Però dico, proprio il contatto umano è una cosa che si sottovaluta troppo, perché a volte, ma quanto fa un abbraccio, quanto Bravo, fa una esattamente. stretta di mano, un Esatto. sorriso, va bene, ma anche sentirsi toccare da un'altra persona.
tralasciando se una persona ha energie positive, se ti può Anche mangiare ricaricare, un tutto quello che po'. vuoi, ma Sì. proprio non sentirti solo in questo mondo. Quindi, come può fare una parola di affetto, ma anche una bella mano sulla spalla che ti dica non ti preoccupare, ci sono anch'io. Ecco, questo al giorno d'oggi si è proprio perso. Purtroppo l'abbiamo Esatto. dovuto perdere, non per nostra colpa, però credo che anche in quel caso, da persona a persona normale, senza poteri extra, oltre, eccetera, che ben vengano, ma anche il contatto umano di amico ad amico è qualcosa che abbiamo troppo Sì, sottovalutato, e ad oggi che non bravo. possiamo più farlo e averlo, io oggi mi rendo conto che manca tantissimo. Faceva tanto e non ce ne rendevamo conto, invece era Esatto. importantissimo. Oltretutto non sono un Domande. amante. Ah, benissimo, domande, vai, andiamo. Domande. Abbiamo domande. Secondo Bene. voi i sogni viaggiano nella nostra realtà interiore? La domanda all'esperto, io mi tiro fuori. Ciao, grazie Mirko comunque per la domanda. Esperto, Io? Vai, chi parlate voi. risponde adesso? Cioè, viaggiano nella realtà interiore. Adesso bisogna vedere in che senso intende la domanda. Esatto. Allora, i nostri sogni sì, sono comunque tramite il sogno noi possiamo capire molte cose anche di noi stessi, perché il sogno ha sia la rielaborazione di quello che facciamo nel quotidiano, e sia ci sono delle simbologie, no? Cioè ci sono degli elementi del sogno che in realtà sono simbolo per qualcos'altro. Spesso in stato di veglia ci appaiono assurdi i sogni, però quando che siamo dentro al sogno ha tutta una propria logica, no? Cioè avvengono delle cose veramente assurde. Però all'interno del sogno siamo anche tranquilli insomma, che è tutto a posto, insomma, fa parte di quel linguaggio lì. Questa cosa qua fa parte del linguaggio inconscio. Ed è proprio, cioè ci sono proprio vengono chiamati archetipi, cioè sono quelle tipologie, quei simboli cioè vedi, non so, un animale rappresenta questo valore, vedi quell'azione rappresenta questa cosa qui. Importante è analizzare a volte quando che al di là dell'elemento, eccetera, proprio le emozioni, le sensazioni, gli stati d'animo e di quello che si prova è durante il sogno. Quindi sì, dal punto di vista interiore, senz'altro, sono un modo per capire anche la nostra, appunto, realtà interiore. Questo sì. Dopo, se intendevi la domanda, come mondi paralleli, come realtà parallele, penso anche di sì. Diciamo che finché li viviamo come sogni, possono essere una rielaborazione del nostro emisfero destro. Quando che hai l'OBE, o comunque esperienze più intense, allora là ti vengono i dubbi se sono solo rielaborazioni del cervello, come comunque potrebbe essere, però. Ti dico, a livello di percezione ti cambiano un bel po' di cose, anche perché poi vedi cose che poi vengono anche confermate, no? Come per esempio le ricerche con il dottor Moody, no? Nella La vita oltre la vita, che addirittura c'era il paziente uscito fuori dal proprio corpo che vedeva la scarpa vecchia sul soffitto, cioè sul tetto dell'ospedale. Poi sono andati là a controllare e la scarpa c'era, ecco. Quindi da lì bisogna vedere se il cervello riesce ad avere anche queste capacità qui, oppure se effettivamente puoi uscire fuori come entità e vedere le cose fuori e usare il sogno, però, come tramite per passare poi a quelle realtà lì. Quindi sì, è un mondo interiore a tutti gli effetti, il sogno. Interessantissima questa spiegazione, Leonardo, veramente molto affascinante. Grazie, Allora, Emanuele. poi abbiamo. Ok, c'ho altre domande, sì, Hai immagino. finito? No, Sì, no, ho finito, dai. ho delle Vengo più che proprio. domande, sono condivisioni delle proprie esperienze anche delle persone che ci seguono. Allora, Oscar ci dice che tra innamorati accade spessissimo, cosa? Quello che avevamo detto.
il contatto a distanza che possiamo fare lo stesso sogno, no? Fra innamorati c'è un legame forte, allora può accadere. bello, non è mai Come aveva successo. visto appunto Marino prima, sì. Ah, e a Dimmi. proposito, tempo fa avevo letto un libro di Manuel Famoso che ha fatto la teoria del campo morfogenetico, che era Rupert Sheldrake, cioè nei poteri estesi della mente. È un bellissimo libro perché parla appunto di questa SP. E parla proprio anche a volte soprattutto le persone che hanno questa affinità forte, come i fidanzati oppure i fratelli gemelli, per esempio, soprattutto i gemelli. Sì. Non si parla, la curiosità che ha notato non è tanto la parentela, ma è proprio l'affinità, cioè l'affiatamento tra le due persone che può favorire questi tipi di comunicazione a distanza, cioè uno ha un presentimento e sa che in quel momento è successo qualcosa all'altra persona. E succede abbastanza spesso, a volte, basta pensare, a volte pensiamo a una persona e in quel momento il telefono ci squilla. Cioè, ce ne Sì. sono tante di queste cose qua. Ci sono esempi anche quelli animali, il cane, per esempio, con il proprio padrone che sembra che si agita prima che arriva. Allora hanno fatto una serie di esperimenti in cui magari cambiavano l'orario di quando che il padrone entrava, oppure cambiava tipo senza usare sempre la stessa macchina e cambiava il mezzo perché dice magari da associa rumore, eccetera. Cioè hanno fatto diverse prove e sembra che ci sia una certa, cioè lui intuiva quando che il suo padrone usciva, cioè stava ed entrare a casa, per esempio. Quindi No, ma sì, si sa che anche gli certe animali cose. hanno comunque una sensitività diversa, noi ce l'hanno più elevata rispetto a noi, possono Quel sentire molte collegamento più cose. sembra appunto ci sia questa specie di collegamento a distanza che si verifica tra persone in affiatamento e che non può essere spiegato da un punto di vista fisiologico, cioè da un punto di vista cerebrale, cioè per quanto che hanno analizzato il cervello non può emanare, cioè emana frequenze, però intanto sono molto deboli, tempo qualche metro diventano veramente molto molto deboli. E Ma io ho poi sentito c'è dire che anche. anche fra gemelli succede questa sorta di Sì, comunicazione così, vero? soprattutto i cosiddetti gemelli omozigoti, proprio. Esatto. E dopo c'è anche il Interessantissimo. discorso delle frequenze, che questa comunicazione non può avvenire, per esempio, con le frequenze cerebrali, perché il nostro cervello non funziona come un cellulare, perché abbiamo tutti un cervello tutti diverso. E quindi il problema è che se anche io capto la stessa onda, però non riesco a interpretare il messaggio. Quindi proprio per questi due motivi, uno per l'emissione scarsa e l'altro per cosa, da un punto di vista del tipo delle onde elettromagnetiche, questa cosa proprio a livello scientifico viene proprio scartata. Ci cioè hanno fatto gli esperimenti, ma proprio su questa cosa qua proprio l'hanno scartata. Quindi la comunicazione a distanza avviene senz'altro tramite altri mezzi che al momento a livello scientifico non sono ne ancora ben stabilizzati, beh, è ben stabiliti. Ecco. Sembra però che il cervello, i nostri organi, cioè c'è qualcosa al di sopra proprio dei nostri organi per far avvenire queste cose qui. E Guarda Leonardo, su appunto, questo Rupert ti posso. Sheldrake ha tirato fuori questa teoria del campo morfogenetico. Comunque su questa scia, Leonardo, ti posso dire che anche a me sono successe cose simili con persone a me molto care che anche se a distanza ho percepito che stava accadendo qualche cosa, oltre il sogno che mi appare criptico da interpretare e tutto. Però anche senza sogno spesso mi è capitato con persone a me care di sapere che in quel momento specifico avevano bisogno di me e poi ho avuto conferma in seguito. Quindi sì, non si sa il perché, ma sicuramente c'è qualcosa in più, perché sennò tutte queste cose non avverrebbero. Ne sono certa. Non so cosa. Poi Dimmi. abbiamo Laura che ci racconta che tempo fa, dopo aver letto uno dei libri di Castaneda in un paio di sogni, sono riuscita a vedermi le mani perché servirebbe alla riuscita del pilotaggio del sogno.
Sì, è una E tecnica che uso insieme, sì. per un tempo indefinito, ma non per molto, sono riuscita a decidere cosa e come sognare. Bello. Se questa cosa viene esercitata, si riesce a fare dei sogni lucidi. Poi aggiunge più avanti. Aggiunge più avanti, il mio secondo lavoro è l'estetista, ovviamente pratico massaggio. Spesso mi vengono intuizioni nel silenzio del trattamento e lancio una sorta di consiglio bomba e molte donne mi dicono come faccio a sapere che tipo di situazioni sono bloccate o altro. Vivo molto di intuizioni e sono in continua formazione perché sono affascinata. Ottimo, molto molto bella questa cosa qui. Sì, diciamo che chi magari ha il... È vero poi che c'è questa, insomma, questa nota differenza anche tra maschi e femmine, perché le femmine chiaramente sono molto più intuitive, giustamente, Emanuele. un pochettino, solo di poco, di base. Sì, vabbè. Cioè, proprio hanno questo campo visivo molto, molto, molto ampio. E può darci, ecco, da questo punto di vista, magari alcuni parti anche del cervello che sono magari più sviluppate nella donna possono in C'è un qualche modo perché. favorire la percezione extrasensoriale, cioè che ci sia anche la matrice solida, ecco. Però, Certo. dal punto di vista delle altre sensazioni di SP proprio a distanza, eccetera, lì a volte ce li hanno persino anche gli uomini, quindi è qualcosa proprio che sembra proprio andare al di là della nostra matrice solida. Mi volevo collegare a ciò che hai detto, Leonardo, che noi uomini abbiamo la percezione, cioè abbiamo una direzione più diretta. Perché noi ci basiamo sull'istintività primordiale, perché noi per istinto l'uomo è cacciatore, quindi ha una visuale molto più ristretta, perché Ristretta e anche alcune, la lungo, sì. quando vai a caccia devi colpire l'obiettivo, no? Mentre invece la donna ha una visuale più ampia, perché? Perché la donna, fino dai tempi della pietra, doveva avere 1.000 occhi perché doveva, come adesso, stare Adesso attenta anche di più, magari. ai bambini, Confermo. stare attenta ai bambini perché se no fanno cose che non devono fare, stare attento che là prende fuoco qualcosa. Quindi anche per quello la donna ha un'apertura, diciamo anche di sensibilità più ampia perché fino dalle epoche più remote doveva fare questo. Però queste specializzazioni, chiamiamole così, si stanno un po' modificando anche perché la civiltà sta cambiando, sta evolvendo. Quindi abbiamo uomini che possono essere più ricettivi, ma abbiamo anche donne che invece sono meno ricettive rispetto a degli uomini, proprio perché si sta evolvendo, la donna sta giustamente facendo dei lavori che prima erano solo ad appannaggio degli uomini, ma dall'altra la donna sta in quell'ambito lì, sta diventando più simile in un certo qual modo a come era l'uomo una volta, no? Perché si sta ristringendo quel discorso lì. Quindi diciamo che un po' ora si sta un po' evolvendo in un altro discorso, come tu hai detto, no? Perché sono evoluzioni che avvengono anche nel discorso del DNA, questi cambiamenti rimangono, no? Queste evoluzioni. Quindi abbiamo Peccato, una donna che, non dico che la donna è fatta solo per partorire, fare i figli, guardare la casa, no? Va però proprio anche. si è aggiunto questa cosa in più che deve anche lavorare e fare la donna in carriera, quindi si è aggiunta un qualcosa in più che da una parte l'ha resa giustamente più autonoma, ma da quell'altra magari la priva di quella sensibilità che magari era maggiormente sviluppata un tempo. Quindi magari una donna che vive in campagna ha una sensibilità più sviluppata rispetto a una donna che vive in città, ad esempio.
Vero. Questo confermo perché lo vedo proprio su una mia amica che vive in campagna, ha una sensibilità molto più ampia rispetto ad altre ragazze, questo sì, per esempio, che stanno più in città, è vero. Quindi è Si può anche vivere in un ambiente importante, più, sì, diciamo, tranquillo, puoi dare modo anche al contatto con la natura, puoi avere più modo di non perdere questo contatto primordiale. Chi invece vive in città, come hai detto tu giustamente, Giacomo, al giorno d'oggi la donna deve fare il suo lavoro che è sempre di mamma, di moglie, di sempre, sì. casa, eh. In più si è aggiunto anche, come giusto che sia, con l'emancipazione e tutto quello che vuoi tu, ma noi ci siamo dati la zappa sui piedi da sola, perché così, oltre al nostro lavoro, che già comunque avremmo di ruolo, ci si è aggiunto anche il lavoro economico che ci porta all'indipendenza e tutto, ma noi così un giorno intero non impazziamo, perché non abbiamo neanche più il tempo necessario per respirare, cioè quindi ci siamo sobbarcati non di uno ma di due lavori, mentre l'uomo, giustamente, una volta fatto il suo, torna a casa e si riposa. Noi torniamo a casa e la ricominciamo punto e da capo. No, cioè le giornate di una donna, potete credermi sulla parola, sono infernali, non reggereste un attimo. Però questo ci allontana, perché ecco il fatto anche della sensibilità sulla questione dei sogni che io facevo prima, li avevo di più nei momenti in cui avevo anche più tempo, anche la mente e la testa più libera. Da quando i miei impegni si sono raddoppiati, io sto perdendo di vista molto, oltre l'argomento sogni, ma proprio in generale il tutto, che non avrei un attimo di pace per concentrarmici sopra. E questo mi dispiace, perché ammazza la spiritualità, ammazza quella cosa bella che io vorrei coltivare. Ma il tempo non basta, ed è un peccato, perché c'è chi poi non se ne importa, va bene lo stesso. Cioè, a me che interesserebbe, io mi chiedo quando potrò avere ormai un attimo di tempo, ormai ci ho perso le speranze, non so più quando potrò mai avere un attimo. Comunque, vabbè, confermo. Poi parliamo di una donna che a me è vicino, di mia mamma, che ha aggiunto: le donne sono anche più sensibili perché partoriscono, perché all'interno del loro grembo, se sono madri, hanno anche questa sensibilità più sviluppata verso la vita, no? Sì. Poi mi racconta che lei quando era piccola sentiva quando ritornava a casa suo padre, cioè mio nonno. Questa cosa me l'ha sempre raccontata, che lei, mio nonno, lavorava lontano da casa, spesso all'estero, e stava lontano anche 3 mesi. E mia mamma non sbagliava il giorno in cui tornava mio nonno dopo 3 mesi. Diceva a mia nonna: guarda, torna il babbo, tornava mio nonno. Ma non è vero, ma che ti immagini? Allora non c'era neanche il telefono, cioè per fare una Sì, non è telefonata come. internazionale era, parliamo degli anni 60, quindi non parliamo ora che Altri c'è Skype, tempi. c'è come stiamo parlando ora, parliamo da posti diversi, insomma. A quell'epoca era un evento raro sentirsi per telefono. Mia nonna doveva, insomma, andare giù di sotto dalla sua vicina di casa, insomma, era una cosa complicata soltanto telefonarsi. Insomma, non sbagliava giorno, quando arrivava mio nonno lo sentiva, perché c'era questo affiatamento, come ha detto prima Leonardo, c'era questa unione fra loro due. Laura ha Bellissimo. commentato dicendo che in città c'è anche l'organismo che è più inquinato, perché Sì, voglia. ovviamente magari uno vivendo anche in campagna magari può mangiare anche più sano. Vedi tu, certo. Anche quello, ci Che sono bello. varie cose che possono influenzare, Aiutano, certo. che aiutano, insomma. Cioè, chi vive in campagna è aiutato e chi vive in città no. E Esatto. Poi così è vero. Marino vive in campagna, quindi Sì, anche Marino, sì, sì. diciamo, concorderà con questo, insomma. È bello vivere in campagna, è proprio più sano, più bello, sì, concordo, concordo. Mannaggia.
a contatto con gli città. alberi, a La natura, col contatto con gli verde. alberi, la natura mi piace. È bellissimo, sei Marino proprio ha un trasporto verso gli alberi che gli abbraccia proprio. Lui piace il contatto Ah, io me li con la abbraccio gli natura. alberi, sì. Senza mascherina però, eh. Meno male, almeno Senza loro. almeno E l'albero, cioè, se che metteranno. cavolo. E altri interventi, altre domande? Non ci sono, Jack? Per adesso no, per Per adesso adesso no, no. sono diciamo interventi più che domande, sono interventi piacevoli, Sì, perché come no. significa che insomma anche voi Abbiamo scaturito condividete, interesse. Io ecco, volevo, prima sì, quando non ero ancora dimmi, dimmi. entrata in live, volevo salutare Nazario che prima aveva salutato e quindi io non ero ancora presente, ma volevo ricambiare il saluto perché so che era diretto a me, quindi grazie, ti saluto anch'io, insomma, Sì, 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 sì. Sì. sempre presente alle nostre live, quindi c'è grazie, insomma, per l'interesse. Grazie anche da parte mia, anche se non lo conosco, però grazie lo stesso. Grazie. Effettivamente. E poi, se non mi sbaglio, aveva salutato anche Mario, ma quando ha salutato Mario c'ero già presente, giusto? Sì. Mi pare di sì, questo è un dato, va Ecco, con benissimo. queste interruzioni che abbiamo avuto all'inizio. Laura, Questo è allora, un altro intervento di Laura. Bello. che è come un sogno, sì. Non so di che tratti, però comunque penso che siano sempre quei sogni ulteriori, ancora più profondi, ancora più. Ha letto L'arte di sognare di Carlos Castaneda, proprio un libro specifico sui sogni. Un viaggio Sì, collega queste tecniche sciamanico. sciamaniche, come Ma è tipo un vedersi, viaggio ricordarsi astrale, delle un sogno persone. astrale, no? Una cosa così, no? No. Marino, No, parlaci. il viaggio sciamanico è quello che ha a che fare con noi stessi, con l'interiorità e l'energia dell'universo, il rapporto a noi stessi. Wow. È fantastico. Lei sta facendo un cammino veramente, veramente forte e arduo per alcuni sensi. Complimenti Laura, veramente, se stai facendo un cammino bello, potente e alto, Madonna. sì. Sì. Il Bellissimo, cammino bellissimo. sciamanico è fantastico. Bene, bene, sapere. Ciao Mario. Ciao. Si voleva fare un ultimo Dimmi. riferimento al sogno lucido, perché io quella volta lo raccontai per me stato. Se volete ve lo racconto dal Racconta, vivo, non so se può interessare, dato che l'avete citato prima. In un intervento che feci durante una live, feci un sogno divertente, dai, perché poi alla fine a me è stato divertente questo sogno lucido. Perché questo sogno, in questo sogno, io ero su una spiaggia. In quel momento ero cosciente che era un sogno. Perché ero cosciente che era un sogno? Per appunto la vividezza dei dettagli, la notte, la sabbia, il mare, insomma, comunque era come se c'ero davvero. Di fatto, all'improvviso arriva una persona che mi tira per forte, forte, forte per la mano e mi spinge a entrare in acqua. La cosa bella è che io mi entrai forzatamente con questa persona che mi tirava per la mano Sì. e camminavamo praticamente sulla sabbia, scendevo e mano a mano l'acqua mi saliva sempre più su, più su, più su, fino ovviamente a prendermi tutta, anche perché in quanto io 1,50 m ci vuole poco, insomma. Sì, no, e poi la cosa bella è che io, cosciente che stavo sognando, sentivo però il movimento dell'acqua sulle mie guance, il fresco e il movimento ondeggiante dell'acqua sulle guance. E poi sentivo che ero scalda nel sogno, ero scalda, sentivo camminando i ciottoli sotto i piedi. No? E cammina. E la mia domanda che mi facevo in quel momento è: ma dove mi sta portando questa persona? Ma dove dobbiamo arrivare? Fin dove dobbiamo andare? E cosciente che stavo sognando, iniziai a dire: ma se io sto sognando ed è un sogno, è inutile che trattengo il respiro, fammi respirare.
effettivamente respiravo tranquillamente. Quindi già questo era un... cioè, se tu sei sott'acqua non puoi respirare, a meno che non sia un anfibio. Quindi giustamente io, ma ho dato ancora maggior conferma che stavo sognando. Che succede? Allora ho detto, vedi il lavoro mentale qual è stato? Ma se io sto sognando e riesco a respirare, non ha senso che io senta il dolore sotto i piedi se i miei piedi sono nel letto. Quindi mano a mano che inizi a pensare questo, il dolore dei ciottoli sotto i piedi cominciò ad alleviarsi, ad attenuarsi, ma lo sentivo sempre. Ma era bellissimo perché in quel momento convivevano le due coscienze di me che stavo nel sogno e camminavo sott'acqua, con l'acqua sulla la sensazione dell'acqua sulla faccia, i ciottoli sotto i piedi, io che poi pensavo, ma dove stiamo andando? Proprio pensavo, boh, ma tanto dovunque mi porta un sogno, che mi frega? E la coscienza che però ero nel letto stesa e quindi che non era niente vero, ma è stato per me divertentissimo perché quando poi mi sono svegliata, che io non sapevo dell'esistenza dei sogni lucidi, quindi meno male che ho seguito queste live perché altrimenti mi sarei reputata pazza. Ho detto, ma che mi vado, ma cosa si inventa la mia testa? Ma cosa vado a sognarmi? Poi meno male che ho ascoltato questa live sui sogni lucidi e ho detto, ok, allora non sono totalmente impazzita, è normale fare un sogno del genere, ma io non lo sapevo prima. E questa cosa mi ha fatto morire dalle risate, perché vedi, a volte nell'ignoranza del non sapere qualche cosa, tu ti spaventi, dici, Dio mio, ma sono fusa col cervello, cioè. E invece poi casomai fai qualcosa che è normalissimo, che la fa tanta gente, ma tu non lo sai semplicemente perché sei poco informata. E quindi poi dopo quando senti queste cose ti rassereni parecchio. Io personalmente mi sono rasserenata parecchio. Grazie a voi, diciamo. E a Bello, questi... grazie a sì. te. Meno male, guarda Leona, ero preoccupata. Ah, Stavo iniziando a preoccuparmi. io per quanto mi riguarda, Manuela, sono completamente pazzo, quindi non ti sentire sola perché ecco, ci facciamo compagnia. Stavo in compagnia. Bravo. Meno male. L'altra volta in qualche vecchia puntata, adesso non ricordo, dicevo, siamo un TSO generale proprio noi. Andiamo in squadrone proprio noi, tutti, almeno Un siamo in colpo compagnia, solo e li dico sempre. beccano tutti qua. Almeno dico siamo in buona compagnia. Non ci annoiamo di Esatto. certo. Vabbè, questo. Poi non so se interessava qualche altro tipo di sogno, ditemi voi. Ma intanto ci sono stati degli interventi divertenti da parte di Nazario, giusto per Dai, dimmi, dimmi. drammatizzare. È appunto giusto, dai, diciamo. Gli chiede, Manuela, tu che sei napoletana, ma come nasce la storia della smorfia per giocare al lotto? Sui numeri Giustamente al ci sta. lotto, no? Ci Uno sta anche sogna, questo. fa il sogno e gioca i numeri al lotto, Guarda, no? se ci riesci ben che venga, ma falli, ma beato te se riesci. Insomma, no, voglio dire, secondo me, tra tutti questi vari sogni, ben venga soprattutto quelli, perché portano anche, oltre che pensieri e paranoie, e doveri, Ma sensi dacci doveri anche. verso l'altro, ma magari anche questo, ma ben vengano, assolutamente. Io sinceramente non sono esperto delle storie, smorfie e tutto quanto, però ti dico che sicuramente questi tipi di sogni ben vengano, ma assolutamente, a tutti ben vengano, perché ora come ora servirebbe a chiunque, No. suppongo. Quindi sì, Certo. napoletano, E orgogliosamente poi napoletana, ce n'è sottolineo. C'è un fattore che accade, no? Quando succede di sognare, di solito è un defunto caro che ti dà questi numeri, no? Vero, E vero. se te non li giochi, si sdegna, non torna più a darti i numeri, è vero, è capitato Verissimo, verissimo. a più di una persona. Altri interventi simpatici di Nazario? Nazario dice solo un ambo, non sono venale. Vabbè, sai. Ma anche un ambo va Vabbè, bene. un ambo giocato bene produce non poco, quindi sì, hai ragione, già. Meglio Ma poco, che ma fa sicuro che fai? tanto è incerto. No, figurati, perché no, perché no? È sempre bene. Va bene, poi ci sono altri interventi simpatici. Se non siamo pazzi, non ci si vogliono. Fra pazzi ci si Esatto, capisce. esatto. Ecco, sei in buona Vabbè. compagnia anche tu, vedi? Sei venuto al posto giusto.
E niente, diciamo, siamo arrivati alle 10:40. Se Ecco. Marino hai da aggiungere qualcosa riguardo ai sogni, anche te. No, guarda, non, no, no. A questo punto Sogni. posso aggiungere io, dato che l'ultimo tipo di Ok. sogno che ho fatto, dato che qua stiamo altilenando tra una risata e un pianto, io adesso, sempre per non essere, portiamo anche un altro argomento, no? Diciamo che, come vi dicevo, questo fatto di sogni, ci sono stati 2 mesi molto intensi di sogni dove io ho sempre detto, parlando insomma con una mia amica in particolare, con cui diciamo è l'unica con cui potevo, perché adesso grazie a voi anche ora io posso parlarne anche con voi, quindi mi sento più in compagnia. Però in passato parlavo solamente con una persona di queste cose e dicevo simpaticamente: la notte mi faccio i fatti altrui, così nei sogni. E però ecco, dicevamo prima che finché sono tutti sogni belli, come appunto è successo a Giacomo, del nonno che cercava vicinanza, la presenza, poi ha trovato pace, non l'ha più tartassato con questo tipo di sogno. Quindi è bello, diciamo, come tipo di sogno è bello. Mi è capitato di fare un sogno, sempre da interpretare, questo si intende, però insomma, abbastanza chiaro. Di fatto, io dopo questo sogno contattai questa persona con cui appunto sono in amicizia, quindi ho la libertà di poterla contattare quando mi pare. E chiesi, come sempre, da lontano: tutto a posto, novità, sai, dalla vaga, faccio la vaga, no? E questa persona, senza che io chiedessi nulla di particolare, dato che è molto sincera, diretta, parla come me, insomma, molto tranquilla, mi disse chiaramente che aveva una situazione in ballo di cui non era ancora certa e che avrebbe scoperto a giorni se questa cosa importante per lei andava in porto. Io in questo sogno già avevo capito che questa cosa non andava, però non mi permisi di dirlo perché ovviamente non volevo passare sempre per quella che dice cose brutte, eccetera. Dissi: ok, va bene, dai, speriamo bene. Allora, quando ne hai la certezza di questa cosa che va bene, fammi sapere, aspetto due notizie. Va bene, sì, va bene, ci sentiamo. Ma me lo sentivo scendere che questa cosa andava male, purtroppo. E infatti, a fine giornata, tipo tardo, tardo pomeriggio, questa persona mi contatta dicendomi che aveva avuto purtroppo già conferma che questa cosa era andata male. E dato che era una cosa per lei molto importante, e io ho sognato questa cosa, e ero consapevole di aver sognato una cosa brutta su questa persona altrui, è come se da quel giorno io ce l'avessi un po' presa male con questi sogni, che dico: ma finché sogno una cosa bella, mi fa piacere. Quando sogno un fatto normale altrui, che necessita semplicemente la mia vicinanza, la mia presenza vicino a quella persona per una parola di conforto, ok, ma quando sogno una cosa su cui non ho potere, su cui non posso agire, e soprattutto brutta, ma perché devo saperla? Ma perché ne devo essere partecipe? Perché ne devo essere cosciente? Non ho potere d'azione. Non posso, anche una mia parola di conforto non sarebbe servita perché era una cosa che neanche una parola di conforto era sufficiente per ciò che era accaduto, perché è un'entità abbastanza grave di ciò che era accaduto. Allora mi sono chiesta per giorni: ma perché dovevo sognare questa cosa? Perché mi ha tirato giù parecchio. Prima di tutto mi ha fatto rabbia per l'impotenza, poi mi ha fatto tristezza per la notizia in sé per sé. E poi a un certo punto anche il rigetto di dire: ah, se devo sognare cose così, allora non voglio, cioè non voglio più questi sogni. È stata una sorta di, da quel momento in poi è come se li avessi rifiutati. Ho detto: no, se questo non lo voglio, perché non voglio sapere queste cose così brutte su altrui persone. E quindi non posso farne a meno, perché se sogno lo sogno, ok, però in una parte di me lo rifiuta un po' momentaneamente questa cosa, perché sono ancora molto arrabbiata di questa cosa che ho sognato e mi ha creato molto risentimento con me stessa, che poi non c'entro nulla. Te lo dico appunto perché non c'entro nulla, non posso far nulla, ma perché c'era necessità che lo sognassi, necessità che lo sapessi? E
mi ha tirato parecchio giù, ecco, insomma. Poi voi l'altra volta parlaste forse di accettazione di questa cosa, io Sì, però quello sì. non me ne faccio ancora tanto capace. Marino, dimmi tu un po' che ne pensi. Ah, hai fatto venire in mente un sogno, appunto, che è successo 5 anni fa. Quattro sere di fila che sogno sempre la stessa cosa. Una macchina bianca, un mio amico e quattro suoi amici e un pino. Su una curva, su una strada, una curva. Quattro dei suoi amici, questo mio amico e un pino, una macchina bianca. E avevo questo brutto presentimento, ma brutto. E la strada, Giacomo, è la strada quella che da casa mia va verso Arezzo, che c'è quel curvone grande Sì. con quei pini a lato, no? Ho capito, dove c'è una specie di villa sulla sinistra. Esatto. Io, questo mio era un mio compagno di scuola, si chiamava René, di origine francese però naturalizzato italiano. E dico, guarda, due giorni io ho parlato a questo ragazzo e gli ho detto, quando cammini quella strada fai piano per favore, perché io a questo ragazzo gli volevo bene. Non andare forte, fai piano. E questo 2 giorni che glielo dico, mi ha anche preso per matto, per scemo, no? Il quarto giorno si è schiantato su quel pino. Sono morti in quattro. Mamma mia. Lui e i suoi tre amici dentro la macchina bianca. Quindi non ti aveva ascoltato alla fine, non ti ha dato Non retta. mi ha dato retta. Queste cose qua, sì, Manuela, ci vengono date per accettare i nostri doni, sia nel bene che nel male, sia nella felicità che nel dolore. Ma è Dobbiamo dura come scegliere. lezione. Cioè, voglio dire, se non possiamo avere potere di azione. E per me è frustrante sognare certe cose, capisci? Capisco Tu ci pure provi. per te. Tu ci Sì, provi e va fai il bene. tuo dovere. Se l'altro non ci crede, poi non puoi farci niente. Devi solamente accettare quello che succede. È come dare il Basta. bene, no? Uno dà il Esatto. bene, se lo accetti Esatto. bene, se non lo accetti. Esatto. Esatto. Io ho anche descritto la strada. Gli ho detto, guarda, su questa strada tu non andare forte, fai piano, specialmente su quella cavolo di curva. Cosa che Mamma se mia. non c'era quel pino andavano in mezzo al campo, magari spaccavano un po' la macchina, si ammaccavano un pochino, però non moriva nessuno. Cioè, hanno proprio centrato il pino Hanno invece. preso il pino in pieno. No. Mamma mia. Proprio Su brutto. quel pino c'è rimasto la rosata senza corteccia sul tronco per tantissimo tempo e un mazzo di fiori davanti. Certo, minimo, capisco. Sì. Ma non sono venuti nessuno di loro a trovarti nei sogni? Nessuno di loro è venuto a dare un ultimo saluto? No. Strano però. No. È strano, sì. Forse non hanno ancora capito che è successo, non saprei. In Ah, sicuramente genere, forse no. nei sogni la mia sensazione è che vengono persone che l'hanno capito. Cioè che sono coscienti. Credo, è una mia idea, non ne so nulla. È una mia Penso che idea. sì. Perché chi viene per dare un messaggio, un saluto, quindi è cosciente di ciò che è accaduto. Forse Vero. andavano così veloce che non se ne sono accorti. Io poi infine non mi permetto di parlare perché non ho la minima idea. È la mia supposizione base. Avevano anche bevuto e fatto uso un po' di sostanze. E Ah, allora probabilmente ecco, devono ancora fatto. capirlo. Mamma mia. Brutta questa cosa, effettivamente. Quindi tu dici, Marino, che siamo sul campo dell'accettazione. Leonardo, anche tu credi Esatto. che è una Sì, questione, come la vedi tu da un com'è punto di anche vista più scientifico?
sì, scientifico oppure anche spirituale in questo caso, perché chiaramente sono Spirituale. anche, diciamo, intuizioni mie, in parte anche confermate da altre persone, però lavoriamo sempre anche su campi di intuizioni qui. Sì. Il problema è anche questo fatto che ci ha evidenziato Marino, è il fatto di come che questi doni, queste percezioni sono dei doni, però come possiamo vederli come anche una sorta di potere. Però come pot ogni potere bisogna veramente sopportarne il peso e non è facile. Chiaramente devi avere non solo un certo grado di coscienza, ma devi anche essere saperlo mediare, appunto, sopportarne questo peso, perché chiaramente fa veramente male sapere certe cose, magari per tempo, oppure avere il sospetto, magari non hai proprio la sicurezza piena, anche se dopo un po', quando che ce l'hai affinata, a un certo punto sai abbastanza il fatto tuo. E vedi dopo queste cose, tu avvisi tutti e poi magari questi qua ti dicono: ah, sei un po' scemo, Ti prendono anche hai in fatto. giro, casomai, Sì, sì. Sì. è questo il dolore più grande, venire addirittura preso in giro. Tu a un certo punto magari riesci a avere quel stacco lì, all'inizio ci stai molto male, poi magari riesci anche a abituarti un po' al stacco. A volte fai anche fatica ad aiutare il prossimo, no? A dire le cose, perché chiaramente ti dicono: no, tanto sei matto, sei qua, sei là. E dopo purtroppo succedono i fatti come che o in maniera molto simile li avevi addirittura previsti. A me, per esempio, è capitato, a proposito anche di incidenti, di sogni premonitori, che avevo sognato tipo una macchina, no? Che stava per rimettersi da una strada di campagna verso una strada principale e che passava tipo un camion, lei faceva tipo un sorpasso e poi si ribaltava così, no? E qualche giorno dopo, adesso non mi ricordo se è stata la mattina stessa o pochi giorni dopo, ecco, ho visto dal vivo mentre andavo a lavorare proprio la stessa identico modello di macchina, cioè ce Mamma ne mia. sono centinaia in giro, e Certo. ero ribaltato nella stessa maniera. L'unica Mamma cosa che mia. avevo sbagliato era il colore, per esempio, ho Ah. sbagliato il colore, Sì, e il fatto lì che era, per esempio, una rotonda, successo nella realtà, mentre nel sogno era tipo un'immissione di una strada e di campagna costerata, però sono stato così, cioè, mi certo, sono ti credo, sei pensato rimasto di sasso la macchina proprio. inclinata così a distanza breve da quel sogno che ho fatto, e questo è un esempio di ESP. Altri sogni poi possono essere rivelatori invece della nostra evoluzione, oppure, per esempio, parlare per archetipi. Per esempio, io una volta ho sognato di essere in pub con mio amico e che ci tiravamo dietro le bottiglie di birra vuote, per esempio. E lì ho detto: ma cavolo, ma che sogno è questo, che vogliamo come litigare? Ma con mio amico, ma dai, ma figurati, cosa vuoi che litighiamo? E purtroppo mi è successo che dovevamo partire per un viaggio in comune, però dopo lui non aveva prenotato, cioè non avevamo ben prenotato l'albergo. Poi facevo per sentirlo io, per chiamarlo, non mi rispondeva al cellulare, eccetera, insomma, cioè sì, dei casini. E allora alla fine mi ho detto: beh, parti pure da solo, chi se ne frega, insomma. Fine ci siamo trovati, ma dopo ho detto: ma sì, parti pure da solo, che non ne voglio più sapere. Cioè. Allora, Mamma e mia. lì c'è stato un litigio che abbiamo fatto. Poi abbiamo rifatto pace, ma dopo abbiamo fatto strade diverse, insomma, Certo, lui si è capita. trasferito, eccetera. Però quel sogno lì è stato forte, perché chiaramente aveva previsto che avessimo litigato. Quello lì è proprio Effettivamente. l'inconscio. Alcune dinamiche di inconscio possono essere spiegate perché semplicemente, e per quello possono risultare premonitori. In questo caso, con mio amico avevo questo rapporto stretto, magari c'erano delle dinamiche che il nostro inconscio comprende molto, molto meglio, e che tramite il sogno poi riusciamo in qualche modo ad evidenziarle, no? A percepirle. E questo qua avrebbe anche una spiegazione molto anche più razionale, se vogliamo, perché il nostro inconscio legge molte più cose, il nostro linguaggio del corpo, eccetera. Queste noi le Beh. immagazziniamo, e quando facciamo il sogno, facciamo la nostra rielaborazione e la nostra ricostruzione, ecco che sorgono
anche queste visioni, queste cose che alla fine confermano certe previsioni, ma perché in realtà le avevamo già percepite quando che avevamo a che fare con questa persona. Diverso però è quando che abbiamo le cose delle percezioni a distanza di persone che, come Ah te, no, Manuel, non vedevi esatto. da tanto tempo, erano Da molto 20 anni, distanti, insomma, non potevo saperlo ma pur proprio volendo. così non si sa con che collegamento, ecco, allora lì, Ma lì non infatti c'è non lo tanto proprio so. l'inconscio, cioè lì c'è proprio qualcos'altro. Qualcos'altro, sì, Oppure perché due non posso altri di dire. macchina che ho visto io, oppure addirittura a caso di Marino, purtroppo di questo incidente, di questa tragedia. È vero, è vero. Sono cose che comunque a un certo punto come potevi il nostro inconscio prevedere? Certo, Quello se della uno ha certo gestualità o comportamento. dei movimenti del corpo, del linguaggio del corpo, quello sì è capibile, come se nel sogno noi svelassimo quel linguaggio e da quello possiamo intendere che tra noi e quella persona, come nel caso tuo Leonardo, ci potrà essere in un domani, in un alterco, dovuto appunto a certe incomprensioni che noi già capotiamo dal nostro linguaggio verbale, non verbale, tutto Esatto. quanto, no? Ok, e quello ci sta, quello è spiegabile, quello anche molto più razionale, quello molto anche più rincuorante, che se fosse così sarebbe in discesa. Quando poi invece capitano quelle cose Molte non cose. spiegabili, restiamo tutti un po' così, diciamo, ma io sta cosa come faccio a saperla? È là che viene l'impiccio, perché poi dici, no, non c'è modo. Vai, Certe dipino alzato, vai volte Giacomo! sto Siamo leggendo i d'accordo. vari commenti che stanno Vai, vai. arrivando. Ad esempio, ha risposto mia madre, ha detto che è successo anche a lei, e ci si rimane male quando vedi le persone nel sogno che devono fare il passo, come si dice. E poi Massimo aggiunge che ha sognato la morte di un suo amico nei particolari e purtroppo è andata in quel modo, cioè. No. Come vedete, Che brutto. sono fatti che purtroppo accadono, Sono diffusi. sono diffusi, cioè, quindi non è che siamo scollegati dalla realtà durante il sogno. C'è un collegamento con la realtà, volente e dolente. È bello quando si sogna le cose belle, come ha detto Manuela. Fosse tutto così in discesa sarebbe. Però la Sì. vita è fatta anche di queste cose. Già, Come ha è detto vero. Leonardo, per farci comprendere altro. Sì. Perché, come ho detto all'inizio, dal dolore, il dolore ti può accecare la vista, perché te vedi tramite il dolore. Allora, per le persone che magari ti vengono a cercare anche a te, Emanuela, che vogliono conforto, non è che cercano il conforto, cercano che tu debba comprendere il loro dolore per forza, tanto a tal punto di dire, te devi provare lo stesso dolore che ho provato e in un certo qual modo te lo devo trasferire. Mentre ci sono altre persone che invece dicono no, io voglio abbandonare questo dolore, si tolgono gli occhiali perché diventi cieco, quindi hai Sì. davanti. Allora si rimettono questi occhiali, ma devono cambiare lenti, devono cambiare anche prospettiva. È un lavoro che loro lo devono fare da soli, per questo te queste persone le hai abbandonate. Era questo che ti volevo dire. Questo percorso lo devono fare da soli, non lo puoi fare te per loro, No. anche se te hai un'anima grande. Perché te poi entreresti in un vortice nel loro stesso dolore, cioè te verresti calata giù nel pozzo insieme a loro. Tanta Ma questo. negatività. Ma come faccio io ad aiutarti se te mi tiri con te dentro il pozzo e non ti Esatto. posso aiutare? Quindi, spesso anche chi legge tarocchi, appunto, che ti vengono queste persone che credono che il cartomante ti possa risolvere i problemi, no? Ora parlo di cartomanti perché abbiamo Sì. parlato le scorse volte della cartomanzia.
Perché tutti vanno a cercare magari cartomante perché ora vado da cartomante, mi risolve i problemi, mi dà la sua soluzione e se non mi dà la soluzione vuol dire che è un ciarlatano magari. Perché tanto cartomanti sono tutti ciarlatani. Se non mi dà la soluzione allora vuol dire che è un testa di puntini puntini. E allora hanno quella pretesa perché loro non vogliono abbandonare la loro prospettiva perché sta a fatica. Sta a fatica. È più facile dare la colpa agli altri. Sei te che non mi Certo, ovvio. capisci, sei te che non mi vuoi aiutare, sei te che non sei bravo a leggere in questo caso le carte, ma lo potrei dire di qualsiasi attività che riguardi l'aiuto del prossimo. Ora, ovviamente, c'è chi fa il discorso di cartomanzia per un proprio lucro, ma quello è un altro discorso. Io sto parlando di chi lo fa in buona fede. Oppure, mentre, come abbiamo parlato con Leonardo della meditazione, chi fa meditazione parte già avvantaggiato perché? Perché chi vuole fare meditazione, vuole liberarsi da ciò che lo fa soffrire. E qui anche la meditazione è in solitaria. Te non puoi meditare al posto mio e viceversa. Per Esatto. quello la meditazione aiuta, oltre a favorire i nostri sogni, perché magari non sogniamo più sempre cose tragiche, magari. Ma iniziamo anche i sogni ci aiutano con la meditazione e viceversa. Quindi quello che voglio dire è che sì, dobbiamo aiutare gli altri, li possiamo anche aiutare a distanza, però devono essere loro a fare il primo passo, devono Certo. essere loro ad impegnarsi. Noi non possiamo fare la strada a posto loro, noi abbiamo la nostra e dobbiamo pensare alla nostra. Non è egoismo, ma è la realtà. Poi è vero che tutti insieme, appassionatamente, possiamo percorrere questa strada insieme, però prima o poi queste strade dovranno dividersi, anche perché abbiamo dei destini diversi. E questi destini diversi appunto escono anche in questi sogni, dove purtroppo possiamo vedere la vita, ma possiamo vedere anche la morte. Quindi c'è una connessione fra il piano dei sogni e questo piano reale. E molto spesso, come ho detto anche nell'altro gruppo, Exolux, ho parlato l'altro giorno che anche la parola è realizzazione. Anche quello che io, anche di quello che io parlo, poi lo posso anche sognare, perché ne parlo, lo ripeto. Perché viaggia anche nella mia testa, no? E Vero. molto spesso si parla senza pensare. Vero, ci Se possiamo farlo. si pensasse più con questo, con il cuore, si ragionasse un po' più con questa, forse questa qui non parlerebbe a vanvera. Anche. Anche, quindi Come? diciamo, mente, cuore e spirito, se sono tutti uniti, riescono a fare anche delle belle opere, diciamo così. Sì, si spera sempre in Spera. bene, si spera. E ovviamente noi diciamo, mettiamo il nostro mattoncino, facciamo queste live anche perché ne parlo sui paranormali. Perché? Perché spesso il paranormale viene visto come un film horror. Infatti. Andiamo a cercare il fantasmino. Oh, oddio, che paura! Il fantasmino, via, via, show, oddio, ci viene dietro, oddio, ci viene fuori tutto un Sì, discorso ludico da mi film fa da ridere horror. quella lì. Sì,
Mentre invece io voglio far capire che paranormale si chiama paranormale perché? Perché le persone non riescono a comprendere ancora il discorso di anima e di trapasso. Per quello si chiama il paranormale. Perché è un qualcosa che va oltre il normale. Ma qui non stiamo parlando di Frankenstein, di Dracula o del No, fantasma di Canterville, perché no. purtroppo viviamo nell'epoca della mistificazione, del palcoscenico, della finzione. Chiuso la cinepresa, rimane soltanto un passatempo, perché come disse anche Leonardo, è facile lavorare su un discorso di passatempo, no? Perché si va a lavorare su un tipo di un qualcosa di chimico, aveva parlato Leonardo, che Il bisogno ti dice bisogno che hanno le no, persone di trattenimento. di intrattenimento, sì, che è diverso dal bisogno della conoscenza. Per questo che la conoscenza fa più fatica, si fa più fatica a stare dietro a un documentario che stare dietro a un film horror che ti dà delle emozioni di paura di un qualcosa, perché va a lavorare su altri tipi di livelli di coscienza, no? Noi vogliamo con queste dirette lavorare su dei livelli di coscienza un po' più alti, perché io e Leonardo, anche con Marino, anche con Manuela, anche con tutte le persone che abbiamo portato in queste dirette, ci tengo a dirlo. Non è che facciamo la ricerchina che dopo dobbiamo andare a trovare lo spiritello che ci dice quello, che se non ce lo dice sono tutte cavolate e che allora no, vogliamo fare anche un lavoro di crescita interiore. Possiamo parlare quindi di non solo di spiritelli, di UFO, di marziani, di alieni, ma parlare non solo di questi casi, ma parlare della gente normale, gente come Marino, gente come me, gente come Manuela. Io ci tengo a dire questo Normalissimo a pradare. perché non, ci tengo a dirlo perché noi non siamo attori, è No. facile dire magari queste cose ve le inventate, ma come avete Magari. visto, ma come Non ho avete bisogno di visto, inventare nulla, sinceramente. Magari, ma magari come avete davvero. visto le emozioni che ha avuto Manuela questa sera? Come avete visto le Ottima emozioni che attrice, ha veramente avuto Marino? Manuela, Da veramente. Oscar! Cioè, proprio Quindi, veramente. anche le emozioni che ha sviluppato Marino all'inizio, quando abbiamo parlato con lui, qui insieme a tutti, devo dire che Marino ha avuto tanto coraggio per esporsi, perché Marino io lo conosco da 6 anni, 5 anni, 4 anni, 5 tutti, ha fatto un grosso lavoro per mostrarsi a tutti. Non è da tutti metterci la faccia. Quindi io Esatto. ho voluto dire questo perché non siamo qui per vendervi niente, No. non siamo qui per fare audience, non siamo qui per vendere pentole, padelle o quant'altro o corsi di altro. Siamo qui soltanto per farvi vedere che anche voi potete avere qualcosa di paranormale che magari Tutti. lo avete, diciamo, nascosto, perché questa società vuole far passare tutto quello che è spiritualità, tutto quello che riguarda l'anima, tutto quello che riguarda il sesto senso, appunto, come un qualcosa di paranormale, che paranormale alla fine non lo è. Non è. Quindi, diciamo, ci chiamiamo il paranormale, ma perché vogliamo andare oltre il normale. Sì. Sì, esatto. Per questo noi, come dice Marino, siamo matti, perché noi abbiamo, Il coraggio siamo anche di andati il dirlo. coraggio Esatto. di andare oltre quelle barriere. E dire capita anche a me, non avere vergogna perché sono sicuro che capita anche a te, quindi fatti avanti perché non siamo gli unici, ne sono certa. Questo sì, No, io quello voglio no, di che, sicuro. ma anche la mia presenza, la mia testimonianza possa essere, come ho detto l'altra volta, prono per qualcun altro per dire è vero, lo ammetto, è successo anche a me, siamo tutti quanti uguali, non ci cambia nulla, solamente c'è chi ci mette la faccia e c'è chi no. Brava.
Perché c'è il sistema ci vuole divisi, no? Dire, ah, quello lì è matto perché fa queste cose, pensa queste cose, che magari non si ricorda neanche che gli sono capitate anche a lui. Sì, infatti, Quindi convinta. diciamo, con Leonardo abbiamo, fra virgolette, inventato questo spazio per racchiudere le persone per farle un po' non sentire sole, e questo spero che Manuela lo ha accettato, lo abbia ricevuto, recepito. State Grazie, contenti di questa recepito. cosa? Sì, perché infatti effettivamente questo è accaduto, ho avuto il coraggio di aprirmi e ho avuto finalmente la serenità d'animo di non sentirmi sola, che è importante perché quando tu in 40 anni non hai il coraggio di dire queste cose quasi a nessuno, le persone a cui l'ho detto si possono contare su metà della dita di una mano, perché come ha detto Marino, sennò rischiamo di passare per pazzi. Ecco perché molte cose io me le sono tenute gelosamente custodite per me e non ho mai avuto il coraggio di dirle a nessuno perché avevo paura del giudizio altrui, paura di essere ritenuta diversa. Non dico proprio pazza, ma insomma stiamo lì più o meno. Ecco, invece dico adesso, alla soglia dei 40 anni, e se non trovi il coraggio di parlare adesso, ma quando più? E quindi voi mi avete dato assolutamente questa opportunità di cui io vi ringrazio e vi ringrazierò sempre perché, punto primo, ci ho messo la faccia, mi sono esposto, ho raccontato fatti personali e non l'avrei fatto per chiunque. E in qualunque tipo di canale, l'ho fatto perché ci siete voi due che mi avete dato supporto, coraggio e partecipazione, comprensione più di ogni altra cosa. E quindi mi sono sentita non diversa ma uguale, sapendo che ci sono, forse mi sono relazionata forse in questi tanti anni con persone sbagliate, perché non mi sono mai sentita libera di aprirmi se non con pochissime persone. E invece qua finalmente mi sento a casa, mi sento finalmente nel posto giusto, dove che se dico qualche cosa non sono presa in giro, non sono giudicata, ma vengo capita e spesso mi avete detto è normalissimo, non sei strana, è successo anche a noi ed ecco che ho trovato il coraggio di aprirmi, quindi per me è stato un grandissimo, chiamiamolo coming out. E è stato importante farlo perché non devo aver paura del giudizio altrui, ormai del giudizio altrui non mi interessa più niente. Chi vuole, ah, anzi, questo per me è stato un ottimo spartiacque perché chi vuole stare nella mia vita adesso sa Ti con chi accetta ha a che fare, mi e ti accetta. Chi non mi accetta. vuole accettare, ma la porta d'uscita sta lì, via, liscio, tranquillo, non ti trattengo. E io adesso sono finalmente in pace con me stessa perché so che ho fatto la cosa giusta dopo tanti anni, ma sempre meglio tardi che mai. E so adesso davvero chi vuole starmi vicino, chi vuole, apprezza davvero chi sono in tutto ciò che sono e mi vuole bene, mi continuerà a volere bene, e chi non me ne voleva sta bene a dove sta, senza dire brutte parole, in ultimo, non voglio Sai fare scivoloni. cosa dico spesso io, Manuela? Sì. Dico che le persone, come ho detto prima, le persone hanno paura di quello che non conoscono. Vero. Le persone hanno paura di noi perché non ci conoscono. Ecco perché ci additano da lontano, parlano in sordina, parlano fra di sé, ci criticano, ce ne dicono di tutti i colori, ma di nascosto, perché hanno paura di noi, perché non ci conoscono. E io dico sempre, se qualcuno ha paura di me che non mi conosce, io mi faccio conoscere. Io sono qui davanti a te, se vuoi conoscermi, sono qui. Se È un po' tu non vuoi come, conoscermi, dimmi. scusami se ti ho interrotto Marino, è un po' appunto come accade, appunto parlando di paranormale, di queste anime che si Esatto, mostrano. Io ci sono, io sono qui. A me della tua reazione delle volte me ne può fischiare di meno. Io ci sono. Poi se te non ci credi, sono cavoli tuoi. Se te hai paura e poi bravo, te ne scappi, sono cavoli tuoi. esatto. E come dico io, se tu non mi vuoi conoscere, ma hai paura di me, tu fai bene ad avere paura. A me non mi interessa. Sì.
Se tu hai paura di me, ma però non mi vuoi conoscere, fai bene ad avere paura. Scappa però, scappa lontano da me. Scateno un poltergeist intorno, voglio vedere se non te vai. La No. diversità fa paura. In realtà poi siamo tutti uguali, ma non ce ne rendiamo conto. C'è Esatto, chi è così esatto. chiuso nei propri parametri di normalità perché vuole a tutti i costi, con le unghie e con i denti, appartenere a Sicurezza, sicurezza. quel. Ci si aggrappa proprio con forza perché vuole appartenere a quello che è reputata la normalità, che Sì, che dimentica tanto invece che. crolla tutto, cioè non che cavolo ti aggrappi, è come quelle persone che hanno aggrappato a una reazione che era evidente che non poteva stare in piedi. C'è stato il discorso Covid, Esatto. chiusi in casa, cioè, cosa facevano? Sono Cioè, è trovate di inutile fronte a andare se avanti con stesse. l'ipocrisia, no? Sì. È duri poco. No, no, Cioè. no, ma infatti si vive più sereni con se stessi quando si riesce finalmente ad accettare ciò che accade e dire, o comunque ci vuole anche intorno comunque un contesto che ti faccia capire che non sei diverso. Cioè io grazie a voi ho avuto questa opportunità, ma prima io queste cose le tenevo gelosamente Nascosto. conservate per me, ma assolutamente nascoste perché avevo paura del giudizio. Cosa, Marina? Non ti devi nascondere, Emanuele. Per molti anni l'ho fatto perché Non devi sapevo di non nascondere. aver terreno giusto accanto a me, intorno a me, insomma, sapevo che non potevo. Adesso invece un po' so che posso di più, un po' sono arrivata anche alla fase del me ne frego. Ed è Esatto, importante arrivarci, esatto. perché Sì, ma fai quella lì del quando me ne arrivi a quella frego. fase del me ne frego, sei già a metà strada perché vai oltre. Io aggiungerei anche sti cazzi, però ecco. No, Anche a tre quarti. vabbè, ma concordo. Io dicevo in maniera più carina, però nel senso il concetto è quello. Ma perché sai perché forse anche oggi sono più pronta a questo? Perché mi sento tutto sommato realizzata in tutto ciò che faccio. Prima ero ancora in fase di formazione, quindi avevo ancora paura di intromissione altrui perché c'erano anche altre persone comunque che mi girovagavano intorno che potevano avere ancora diritto di parola sulle mie scelte, sulla mia vita e tante altre cose, insomma, no? Ad oggi che comunque c'è la mia indipendenza, diciamo, va, posso dire che a una certa età posso condurre la mia vita un po' come mi pare. Dico, non apprezzi ciò che faccio, forse prima potevi dire qualcosa, adesso chi se ne è, giusto? E quindi È a un questo problema punto tuo, dici, vado cioè. dritta. Sì, ormai sì, cioè, sinceramente sì, e se non lo fai a questa età. Ma veramente, ma quando lo fai più? Però adesso mi sento forte delle mie spalle, vado avanti, ma ad oggi prima non potevo fare questa cosa. Capisci? È una questione di, anche di salvaguardia di se stessa, di autoconservazione, se non l'ho fatto prima. Era necessario prima stare in anonimato, adesso invece dico. Che poi si sviluppa anche meglio questa ESP, no? In Perché che senso? tu Questa percezione. aumenti questa percezione, poi con l'aumento della percezione puoi scegliere chi aiutare chi e chi no, insomma. Sì, no, vabbè, prima le ricevevo punto e basta, prima era una cosa più di che non capivo. Adesso che ho forse non ho capito ancora tutto, anzi sono molto ben lontana dal capire. L'unica cosa che ho per certo, l'unico punto su cui sono salda, su qualsiasi cosa possa accadere, anche nel prossimo futuro, quello che sia, l'unica certezza granitica che ho è che qualunque cosa accada, di qualunque tipo di dono posso mai essere munita o chissà cosa, so bene che il mio scopo è usarlo a fin di bene, per il bene altrui, neanche mio, ma del bene altrui. Quindi questa cosa mi ha riappacificato con me stessa quando ho capito il mio scopo qual era. Il mio scopo, non mi ricordo dove ho letto che il significato della vita sarà il capire i propri doni, una cosa del genere, e lo scopo della vita è capire come usarli. E io sto già parecchio in pace con me stessa perché ho capito che dove voglio finalizzarli, al Sono bene. contato Manu, Su questo non ho dubbio. Sì, Emanuele. l'unica certezza che io ho in questo mondo di incertezze totali, l'unica cosa sicura. L'unica cosa stabile è l'instabilità a questo mondo. Esatto, bravo. L'impermanenza.
In permanenza, esatto, il concetto di ci insegnano anche a meditazione, questo qua, in permanenza. No, bellissimo. Direi che è da approfondire questa cosa, mi piacerebbe. Vabbè, poi vedrò di farlo anche Vedremo, questo. sì. Ci salutiamo, ragazzi. Sì, Abbiamo già fatto una sì. tutta ora, dai, sì. Una certa abbiamo fatto. Ma arrivano Conoscere. saluti o niente? Arrivano saluti o niente? Nessuno ci saluta? Sono arrivati, sono arrivati Prima, le prima. 10 e 10. Ah Ora sì? più che altro saranno andati a dormire. Si sono ispirati, Quattro stanno mettendo in persone. pratica i sogni lucidi. Salutiamoli, dai, chi Sono sono? rimasti. Abbiamo 5 persone collegate, ora saluteranno. Se Non so. ci salutate, siete ancora in Abbiamo tempo per farvi salutare in diretta. Dai, su, ragazzi, dateci un ultimo saluto così possiamo Massimo, chiudere. salutiamo Massimo. Ciao Massimo. Ciao, Ciao ciao Massimo. Massimo. Ciao. Poi chi abbiamo? Dai, Chi su. vuole essere salutato in diretta? Chi vuole essere salutato in diretta? Ormai tanto stiamo per chiudere, affrettatevi. L'ultima offerta. Accattateville, dice. Forse è esatto il posto. Nazario, buonanotte. Buonanotte. Ciao Nazario, Nazario. buonanotte da Ciao. Mario. Buonanotte Ciao da Mario. Mario. Ciao Mario. Ciao, buonanotte. E poi basta. Sono 1, 2, 3, 4 e 5, va bene. Ci Ci sta troviamo. già. Sono Va saltati tutti. benissimo. Buoni Va sogni benissimo, lucidi ragazzi. allora. Dai. Se non sono Buonanotte. lucidi. Li Eh sì, lucidiamo quello. noi. Sì, bravo, ecco. Se non sono lucidi. Vabbè, ragazzi, buonanotte a Ok, tutti. buonanotte, notte, buonanotte. notte, notte. Ciao, Buonanotte. buonanotte.